il volume 30, 30 maggio del 32. Come la divina volontà cerca l'acqua della creatura per formare la sua vita essa. Differenza tra i sacramenti e la divina volontà. Come essa è vita e quelli, cioè i sacramenti, sono gli effetti di essa, della divina volontà. Continuava la folla dei miei pensieri sulla divina volontà, scrive Luisa, ed avendo fatta la santa comunione, pensavo tra me: qual differenza ci sta tra i sacramenti e la divina volontà? E il mio sovrano Gesù, rompendo i suoi veli eucaristici, si è fatto vedere e, dando un sospiro doloroso, mi ha detto: figlia mia benedetta, la differenza è grande tra l'una e l'altra. I sacramenti sono gli effetti della mia volontà, invece essa, la volontà divina, è vita, e come vita, con la sua potenza creatrice, forma e dà vita ai sacramenti. Forma e dà vita ai sacramenti. Ecco perché vuole i sacramenti non tengono virtù di dar vita alla mia volontà, perché essa è eterna, né ha né principio né fine. Invece la mia volontà adorabile occupa sempre il primo posto in tutte le cose, e possedendo la virtù creatrice in natura sua, crea le cose e la sua stessa vita dove vuole, quando e come vuole. Si può dire la differenza, cioè darne un'immagine. La differenza che c'è tra il sole e gli effetti che produce il sole. Questi non danno vita al sole, gli effetti, ma ricevono la vita del sole e devono stare a sua disposizione, perché la vita degli effetti viene prodotta dal sole. E poi i sacramenti si ricevono a tempo, a luoghi e a circostanze. Il battesimo si dà una sola volta e non più. Il sacramento della penitenza si dà quando si cade nel peccato. E la stessa vita sacramentale si dà una sola volta al giorno. E la povera creatura, in questa distanza di tempo, non sente sopra di sé la forza, l'aiuto delle acque battesimali che la rigenerano continuamente, né le parole sacramentali del sacerdote che la fortificano in modo continuo col dire: io ti assolvo dei tuoi peccati. Né trova nelle sue debolezze e cimenti della vita neppure il suo Gesù sacramentato, che può prendere in tutte le ore del giorno. Invece la mia divina volontà, possedendo l'atto primario di vita e di poter dare vita, possedendo l'atto primario di vita e di poter dare vita, col suo impero tiene l'atto continuo sopra della creatura. In ogni istante si dà come vita, vita di luce, di santità, d'amore, vita di fortezza. Insomma, per essa, come vita, non esistono tempi, circostanze, luoghi, ore, non ci sono restrizioni né legge, specie che deve dare vita, e la vita si forma con atti continui, non ad intervalli. E perciò, nella foga del suo amore, col suo impero continuo, si può dire che è battesimo continuato, assoluzione non mai interrotta e comunione d'ogni istante. Molto più che questa nostra volontà fu data all'uomo nel principio della sua creazione come vita perenne abitante in lui. Questa era la sostanza, il frutto della creazione, la nostra volontà che doveva formare la nostra vita nella creatura. Allora, il frutto della creazione era che la volontà divina doveva formare la sua vita in noi, nelle creature. Con questa vita noi davamo tutto, non vi era cosa di cui lui potesse avere bisogno, che non potesse trovare in questa nostra volontà. Si può dire che avrebbe tenuto a sua disposizione tutto ciò che volesse: aiuto, fortezza, santità, luce, tutto veniva messo in suo potere. E la mia volontà prendeva l'impegno di dargli tutto ciò che voleva, purché l'uomo gli desse il dominio e la facesse abitare nell'anima sua. Perfetto, benissimo. Cioè, appunto, l'uomo deve dare il dominio alla divina volontà e farla abitare nell'anima. Perfetto. Allora,
e ha tutto, tutto ciò che ha disposto. E quindi vedi? Perciò i sacramenti non erano necessari di istituirli quando fu creato l'uomo, perché nella mia volontà, possedendo il principio e la vita di tutti i beni, i sacramenti, come mezzi di aiuti, di medicina e di perdono, non avevano nessuna ragione di esistere. Ma quando l'uomo respinse questa nostra volontà, la quale ritirandosi, esso restò senza vita divina, quindi senza la virtù alimentatrice, senza l'atto continuo di ricevere nuova e crescente vita, e se non moriva del tutto, erano gli stessi effetti a secondo le sue disposizioni, circostanze e tempi gli dava la mia divina volontà, che a seconda delle disposizioni, circostanze, mezzi e tempi gli dava la mia divina volontà, ora, vedendo la nostra paterna bontà che l'uomo andava sempre più precipitandosi, per dare un sostegno, un aiuto, gli diede la legge come norma della sua vita. Perché nella creazione non gli diede né legge né altro, se non che la mia volontà divina, la quale col dargli vita continua gli dava in natura la nostra legge divina, in modo che doveva sentirla in se stesso come vita propria, senza aver bisogno che noi gli dicessimo e comandassimo. Molto più che dove regna la mia volontà non ci sono leggi né comandi. Le leggi sono per i servi, per i ribelli, non per i figli. Tra noi e quelli che vivono nel nostro volere si risolve tutto in amore. Ma con tutta la legge l'uomo non si rifece. E siccome il nostro ideale della creazione era stato l'uomo, e solo per lui tutto fu fatto, perciò voglio venire sulla terra in mezzo a loro, e per dargli appoggi più validi, medicine più salutari, mezzi più sicuri, aiuti più potenti, istituì i santi sacramenti. E questi agiscono a tempi e a circostanze, a secondo le disposizioni delle creature, come effetti ed opere della mia divina volontà. Questo passo nel volume 30 è come una specie di chiusura, è come una specie di stendardo, di bandiera in cui la divina volontà reclama i suoi diritti e si erge come fonte di tutto e di tutti, anche delle cose più preziose che Gesù ha dato nella redenzione, e che spesse volte noi le vediamo come fine a se stesse e ci scordiamo che sono mezzi. E immaginiamoci che così come nell'Antico Testamento Dio si è sempre manifestato con i simboli della creazione, no? Allora così pure, come avrebbe potuto fare Gesù con i poveri apostoli e con la Chiesa nascente, che non ci capivamo nulla? Avevamo bisogno, abbiamo ancora da oggi bisogno di toccare, di sentire, di avere dei simboli, di avere degli strumenti, e quindi l'acqua benedetta, addirittura il pane e l'acqua per l'ostia santa, oppure la stola del ministro. Nella redenzione Gesù deve manifestare e dare a goccia, a seconda delle disposizioni delle creature, gli effetti della sua divina volontà, e lo fa attraverso questi sacramenti che egli ha istituito. E nel regno della redenzione proprio essi si ergono quasi come a passaggi necessari per la salvezza, quando in realtà essi sono strumenti, cioè sono, ci scordiamo che sono mezzi e li vediamo quasi come fossero fine, tant'è vero che quante volte non si ricevono i sacramenti senza disposizione, ma si dice: ah, mi sono andato a confessare, ah, mi sono fatto la comunione, come se quello fosse il fine, il solo fatto di aver ricevuto questo sacramento io assumo che mi debba dare dei frutti o che mi metta in ordine con Dio, quando in realtà potrebbe non farlo, anzi potrebbe fare tutto il contrario. Allora Gesù reclama qui il diritto e la supremazia della sua divina volontà sopra i sacramenti, sopra la legge, perché ovviamente senza il peccato non esiste, non c'è bisogno della legge,
Allora, siccome però c'è il peccato, noi continuiamo, vogliamo seguire le leggi, vogliamo ricevere i sacramenti e le anime che vivono nella divina volontà vogliono ricevere i sacramenti assiduamente, ancor più assiduamente, sempre di più, non mai prescindere da essi. Un'anima che vive, che vuol vivere nella divina volontà e dicesse nella divina volontà mi trovo questi sacramenti, non ne ho bisogno, in quel momento è fuori, si è tradita, non ha, dice il contrario di quello che la divina volontà dice. Allora noi li vogliamo ricevere perché proprio nella divina volontà possiamo fare in modo che questi sacramenti ricevuti nella divina volontà producano l'effetto per cui sono stati istituiti. La comunione, dice Gesù, doveva essere un cibo per i sani, non un cibo per i malati. Allora vogliamo ricevere tante e tante volte la comunione, sempre più nella divina volontà, affinché per noi e per tutti questo sacramento possa raggiungere il suo scopo, quello di darci non soltanto le medicine, il cerotto, la compagnia, la consolazione, la sgridata, ma il cibo continuo divino della vita della divina volontà che mai si interrompe. E allora può darsi anche che Gesù li terrà i sacramenti fino a quando essi non avranno compiuto lo scopo per cui sono stati istituiti. E allora fino a quel momento, e cioè fino alla fine, dobbiamo riceverli sempre con il desiderio e con l'atto nella divina volontà che si possano compiere lo scopo per cui sono stati istituiti. Quindi non soltanto il perdono del peccato e la soluzione, ma lo sbandire il peccato dalla faccia della terra. E lo stesso pure per la cresima, la confermazione, che ci dia la forza, la potenza degli atti fatti nella divina volontà, che sono il vessillo dello Spirito Santo che si muove in ogni atto, e quindi non soltanto nel sacramento della cresima una volta nella vita, ma c'è l'esercito continuo degli atti nella divina volontà in cui lo Spirito Santo ci vuole mettere la pienezza di tutti i doni, la pienezza della conoscenza, della comprensione, della sapienza, del consiglio, del santo timore di Dio, della pietà e della fortezza. E così per ogni sacramento. E possiamo continuare a leggere se vuoi. Ma con tutta la legge l'uomo non si rifece, e siccome il nostro ideale della creazione era stato l'uomo e solo per lui tutto fu fatto, perciò volle venire sulla terra in mezzo a loro e per dargli appoggi più validi, medicine più salutari, mezzi più sicuri, aiuti più potenti, istituì i santi sacramenti, e questi agiscono a tempi e a circostanze a seconda delle disposizioni delle creature come effetti ed opere della mia divina volontà. Ma se con tutto questo gran bene l'anima non fa entrare la divina volontà in essa come vita, avrà sempre le sue miserie, una vita di mezzo, sentirà al vivo le sue passioni. La santità, la stessa salvezza, sarà sempre pericolante, perché solo la mia volontà, che si dà come vita continua, forma il dolce incanto alle passioni, alle miserie, e si forma gli atti opposti di santità, di fortezza, di luce, d'amore nei mali delle creature, in modo che il volere umano, sentendo il dolce incanto, sente scorrere nei suoi mali il bello, il buono, il santo dell'atto continuo di vita che sotto il suo soave e dolce impero le dà la mia volontà, e si lascia fare ciò che essa vuole. Perché un atto continuo che dà vita perenne non può mai farsi raggiungere da altri atti, aiuti e mezzi, per quanto forti e santi, a fare il bene che può fare un atto continuo. Perciò non c'è male maggiore che la creatura può farsi, né torto più grande che può fare la nostra paterna bontà, che non far regnare la nostra volontà in essa. Lasciamo la nostra vita, prendiamo la tua per continuare a leggere assieme a Gesù. Sì, già mi si mette nella tua volontà, insieme a te, lasciamo la nostra volontà nella tua, prendiamo la tua volontà di Dio per leggere e continuare a fare quello che ti sta facendo, Signore.
entriamo, vengo nell'atto tuo per fare quello che stai facendo, Signore Gesù. Soprattutto prendiamo i pensieri di Gesù per poter cambiare in adunanza i pensieri degli altri, di tutti, i nostri e quelli degli altri, certo, proprio questo è fatto in adunanza, cambiare gli sguardi, il parlare, e cambiare noi significa poi dare vita a queste vite nuove, quindi nuovi pensieri, divini, non più umani, anche se buoni. Scusate, io vorrei una domanda. C'è una mia amica che si è sposata senza la cresima. Ho detto, sono rimasta. Sono rimasta sbalordita, all'epoca non conoscevo la Divina Volontà, quindi ho detto, ma come mai il sacerdote non poteva sposarti senza la cresima? Ah no, era un nostro amico, l'ha sposato uguale. Ora io come posso nella Divina Volontà riparare a quest'atto del sacerdote principalmente, oltre che della mia amica? Anche se le ho detto preparati, vatti a cresimare, ti cresimo io. Ha rifiutato. Come Marina, sì. Mi aggressi voi. Come posso riparare? Così come stiamo facendo adesso. Ecco. Così come stiamo facendo adesso, Signore, entro nel sacramento della cresima, in cui nell'ordine della grazia, in cui lo Spirito Santo si vuole riversare su ciascuno di noi con il suo dono settemplice, con i sette doni che ci vogliono rendere tempi di sapienza, di fortezza, di conoscenza, che ci vogliono rendere fermi, che ci vogliono santificare. Per questo il matrimonio è talmente così un sapimento importante, ma ha bisogno di talmente tanti aiuti che la cresima ci è necessaria prima del matrimonio, perché dice: vieni Spirito Santo, vieni a formare la tua fortezza in me, sai a quanti pericoli noi saremo esposti. Allora purtroppo però si vede oggi come sia una sorta di tassa da pagare. Ah, mi devo sposare, a prima mi cresimo. Allora a un certo punto è meglio non cresimarsi, voglio dire, per non prendere in giro lo Spirito Santo. Io mi ricordo una volta che c'era una, proprio nella cattedrale qui nel nostro paese, c'era appunto delle coppie che si dovevano sposare, cioè c'erano delle preparazioni per la cresima. Alcuni erano individuali, ma la maggior parte delle persone che si andavano a cresimare oggigiorno erano coppie che la dovevano fare come una sorta di timbro, passaggio. Uh-huh. E quello è un affronto atroce. Uh-huh. E a un certo punto da parte degli educatori, da parte dei sacerdoti, è molto importante che si faccia capire che la cresima non è soltanto una tassa da pagare per poi potersi sposare, ma è un sacramento che ha una sua vita di per sé, indipendentemente dal matrimonio, anche se è molto importante proprio perché la vita di coppia nel matrimonio si possa svolgere in ordine a Dio. Ma mi ricordo che iniziamo questa preparazione i ragazzi vennero messi di fronte al muro con questa domanda, dice: ma tu perché ti vuoi cresimare? E molti con candore, se vogliamo dire, disse: perché mi devo sposare? Allora però, iniziando a parlare di quello che è la cresima, di quello che è lo Spirito Santo, mi ricordo che ce ne fu uno che dice: no, adesso ho capito che la cresima è importante, io la rimando all'anno prossimo. Bravo. E quindi magari la parrocchia poteva vedere questo come una sconfitta, dice: oh no, abbiamo perso un cresimando, quando in realtà era una gloria, perché questo ragazzo aveva compreso l'importanza, aveva deciso di non voler accostarsi a quel sacramento come una formalità, ma aveva compreso la necessità di doversi ancora preparare, di andarsi a conoscere l'amore dello Spirito Santo, pregarlo, supplicarlo e ricevere le disposizioni e il desiderio di voler ricevere il sacramento, non come una tassa, una formalità o altro. Quindi è bello questo che tu ci poni nell'attenzione, perché ci dà ancora più un altro stimolo per poter applicare proprio quel 5 novembre 1923, che è i gemiti
venerabili dello Spirito Santo in tutte nell'amministrazione dei sacramenti e poterlo fare anche per il sacramento della cresima. Adesso se questa persona è sposata e non ha ricevuto la cresima, ecco, magari è importante far capire a questa persona che cos'è il sacramento della cresima. Magari il Signore le vuole dare l'opportunità di accostare il sacramento come magari non avrebbe fatto altrimenti, perché adesso non è che ha una ragione formale, ma è una ragione volontaria. Dice: io per vivere non solo la vita del matrimonio, ma la vita individuale da cristiano, ho bisogno dello Spirito Santo, ho bisogno dello Spirito in bocca, e che in ogni istante che lo invoco mi rinnovi in me i suoi doni. Ecco, ricevere la cresima nella divina volontà o fare la riparazione nella divina volontà per il sacramento della cresima non è altro, è proprio dover dire a Gesù e allo Spirito Santo: Gesù, io ti Spirito Santo, ti voglio ricevere e voglio chiamarti nei cuori di tutte le creature a riceverti come ti ha ricevuto Nostra Madre Santissima. Perché Maria Santissima era già sposa dello Spirito Santo, era una con lo Spirito Santo, e ricevendo la Pentecoste si è prodotta una estasi di amore e un'esplosione infinita in cui lo Spirito Santo si è incoronato in Maria Santissima con la pienezza di tutti i doni, non che non ce li avesse già prima, ma proprio come compimento dei frutti di questo sacramento, per darsi come esempio a tutte le creature. Allora Gesù dice: Spirito Santo, vieni, quando invochiamo lo Spirito Santo, vieni creato lo Spirito, ti voglio ricevere come ti ha ricevuto Maria Santissima nel momento della Pentecoste. E questa preghiera la facciamo anche per questa amica, però per poter ricevere lo Spirito Santo come lo riceve Maria Santissima dobbiamo conoscere la Divina Volontà. E allora forse è questo che tu puoi aiutare la tua amica: le fai conoscere la Divina Volontà, l'importanza della potenza della Divina Volontà e come lo Spirito Santo desidera effondersi su di noi con tutta la pienezza dei suoi doni, non come un pugno in faccia, non come una sberla che lui ci dà una fiamma e noi gli rispondiamo con uno sputo e con una sberla, come dice Gesù, i gemiti inenarrabili dello Spirito Santo. Ci immaginiamo lo Spirito Santo che scende su ogni creatura nel momento dell'amministrazione di ogni sacramento, scende lì con tutti i suoi doni, con tutto il suo amore, e riceve una porta in faccia. Comunque grazie. Può fare anche questa preghiera, la possiamo fare anche tutti praticamente, quello che hai detto tu, no? Che Maria, se vogliamo ricevere in me e in tutti, dicendo in me, in tutti, e particolarmente lei per questa creatura, sì, come la mamma ha ricevuto lo Spirito Santo nel momento della Pentecoste. Magari, sì, perché i sacramenti compiono lo scopo fondamentale, che è quello di alimentare in noi la vita divina, se vengono ricevuti nella Divina Volontà. Per quando ci andiamo a fare la comunione ogni giorno diciamo: vieni Maria Santissima, vieni a ricevere Gesù in me come l'ha ricevuto Gesù, per dargli amore, per ricevere la sua vita e per proteggerlo, ripararlo, ricevere tutto quello che lui vuole darci e dargli tutto in ricambio. Ecco, se ci immaginiamo Maria Santissima ricevere la comunione celebrazioni dell'Eucarestia o con gli apostoli o con i discepoli nascosti dentro, fuori, ci possiamo immaginare che cosa era per lei non avere più suo figlio vicino, presente sulla terra, ma poter quasi consolare la sua ambascia di averlo così lontano tramite il sacramento della Santissima Eucaristia. Per lei ricevere l'Eucaristia era proprio
ecco, l'unione della creatura nella divina volontà pienamente con il suo Dio in corpo, sangue, anima e divinità. Con questo atto possiamo riparare anche per tutti quelli che l'hanno ricevuto questo sacramento, ma non nella maniera dovuta, insomma. E certamente quest'atto lo dobbiamo fare, moltiplicare per noi e per tutti. È importante forse iniziare il cenacolo insieme a Maria, insieme agli apostoli, a tutti i santi, i beati, e stare in quell'atto in cui Maria riceve lo Spirito Santo. Bellissimo. E quindi bellissimo. Prima di iniziare il cenacolo, iniziarlo in questa maniera, che scenda fortemente su di noi e su tutte le creature. Lo stiamo facendo adesso, sappiamo che l'atto nella Divina Volontà si diffonde in tutte le direzioni, passato, presente e futuro. Allora lo Spirito Santo ci ha in questo momento arricchito, Maria Santissima è entrata con prepotenza in questo atto, perché lei c'ha l'atto primo in ogni sacramento, e allora in questo momento ci vuole fortificare e ci vuole dare la forza, l'amore materno che ci aiuta a ricevere i sacramenti, a pregare per le altre creature così come lo fa lei. Perciò non c'è male maggiore che la creatura può farsi, né torto più grande che può fare alla nostra paterna bontà, che il non far regnare la nostra volontà in essa. Se stesse in suo potere, ci indurrebbe a distruggere tutta la creazione, perché la creatura fu fatta che doveva essere nostra abitazione. E non solo essa, ma tutte le cose create, cieli, sole, terra, tutto, essendo opere uscite dalla nostra altezza suprema, teniamo il diritto di abitarle. E con l'abitarle le conserviamo con decoro, belle e sempre nuove, come nell'atto che le uscimmo alla luce. Ora la creatura, col non fare la nostra volontà, ci mette fuori dalla nostra abitazione. Succede a noi come succederebbe a un ricco signore che, volendosi fabbricare un grande bello palazzo, quando l'ha finito va per abitarlo e gli si chiudono le porte in faccia, gli si lanciano le pietre addosso, in modo che è costretto a non mettergli piede dentro. Ed un non poter abitare la stessa abitazione da lui formata non meriterebbe che fosse distrutta da colui che l'ha formata? Ma non lo fa perché ama l'opera sua, ma aspetta e riaspetta chissà che la può vincere in amore, e da se stessa gli apra le porte per farlo entrare col dargli la libertà di farlo abitare. In tale condizione ci mette la creatura col non far regnare la nostra volontà nell'anima sua. Ci chiude le porte in faccia e ci lancia le pietre delle sue colpe contro di noi. E noi, con pazienza invitta e divina, aspettiamo, e non volendo la creatura in sé la nostra volontà come vita, con paterna bontà gli diamo gli effetti di essa, quali sono le leggi, i sacramenti, il Vangelo, gli aiuti dei miei esempi e preghiere. Ma tutto questo gran bene nessuno lo può eguagliare al gran bene che può fare la mia volontà come vita perenne nella creatura, perché essa è tutta insieme legge, sacramenti, Vangelo. Vita significa tutto, poter dar tutto e possedere tutto. E ciò basta per poter comprendere la gran differenza che c'è tra la mia volontà come vita continua della creatura e tra gli effetti suoi che può produrre, non in modo perenne, ma a circostanze, a tempo, negli stessi sacramenti. E sebbene gli effetti possono fare gran beni, tuttavia mai possono giungere a produrre tutti i beni che può produrre la vita della mia volontà divina regnante e dominante nella creatura. Perciò sii attenta, figlia mia, e dalle la santa libertà di fare ciò che vuole nell'anima tua. In questo passo, come in tanti altri, ma adesso questo che proprio ci ha illuminato
in cui Gesù proprio, ecco, quasi, quasi a volerci scandalizzare, no? Veramente ci mette davanti la verità, il sole della divina volontà, ci fa capire che cosa ci abbiamo per le mani, di cosa stiamo parlando. Come la divina volontà sia la fonte di tutto, della redenzione, dei sacramenti, del Vangelo, di tutto. Allora non c'è cosa più importante, stai attenta figlia mia, dai la divina volontà la santa libertà di fare ciò che vuole nell'anima tua. Allora in questi passi si vede veramente come Gesù proclami la dottrina della sua divina volontà e dice: non si può comparare con nessun'altra cosa che è stata scritta in passato, con nessun'altra rivelazione o santità del passato. È qualcosa di nuovo e di sempre antico, perché è quello che uscì dalle mani del Creatore per darsi ad Adamo e a tutta la sua progenie, è la cosa più grande. E quindi è importante che noi ci troviamo, mettiamo di fronte a questa divina volontà come davvero alla unica dottrina pura, la dottrina santa, la dottrina che non si può mischiare con niente altro. Non la possiamo mischiare con altre cose, perché non vi si mischia, sta al di sopra come l'olio che non si mischia con il resto, ma sta sopra e brilla. E allora faccio una considerazione a latere che non riguarda il cenacolo adesso, però in generale è quasi una riflessione. A volte, per voler far conoscere o proclamare la divina volontà, si possiamo quasi cadere nel rischio di diluirla. Dice, io la si presenta quasi in modo dottrinale alla luce della patristica, delle santità del passato, delle rivelazioni ad altri santi, quando Gesù ha detto: io con altri ho fatto un'altra cosa, con te devo fare quest'altra. Allora spesse volte, non dico spesse volte, penso poche volte, perché sono pochi quelli che sono in grado di farla, gli eruditi che sono in grado di fare ciò, però stiamo attenti, non diluiamo la divina volontà, che quasi con il voler far servizio alla divina volontà la si disonora se la si vuole mischiare, quasi per farla, quasi per come dire, come diceva Gesù, dice il confessore, voleva a tutti i costi che gli altri credessero quello che Gesù stava compiendo a Luisa, e allora per fare ciò quasi come volesse mettere in mezzo altre cose che non c'entravano proprio niente con l'opera che Gesù ha fatto a Luisa. Allora stiamo attenti che non facciamo onore alla divina volontà se la mettiamo e la inseriamo e la armonizziamo con altre teorie i vari predicamenti dalla teologia mistica, speculativa e quant'altro. La dottrina della divina volontà è perfetta in se stessa, il linguaggio della divina volontà è un linguaggio suo che non possiamo inquinare, che non possiamo diluire con altri modi del passato, e quindi a rischio quasi volendo per servire la divina volontà in modo quasi umano e intellettuale, corriamo il rischio, non dico noi ma dico in genere anche noi, di disonorarla. Non so se mi sono spiegata. Sì, io per esempio avrei questa domanda, dato che mi capita spesso che le mie amiche dicono: ma che cos'è questa divina volontà? Perché magari sanno che vengo qui. E io mi trovo in difficoltà, dico: scusami, sai, me la cavo così, dico: Dio mio, perdonami, ma dico: guarda, io sono l'ultima arrivata, so che ci sono delle cose meravigliose e tutto ciò che è sofferenza bisogna offrirle a Lui, tutto bisogna fare nella Sua volontà. Altro non ti so dire, dovresti venire a sentire anche tu, perché magari io sono ultima, quindi sto imparando molto. Però mi viene difficile dire cosa fa, cos'è la volontà divina. Come me la devo cavare in questo caso? La vita di Dio è noi.
E Gesù in ogni circostanza se la cava, a seconda di quello che me che vuole dire, che vuole, l'importante è che noi ecco, diciamo, ci rendiamo così disponibili. E poi sì, chiedere allo Spirito Santo. Sì, io, e poi magari tu alla tua amica puoi dare qualche. Sì, io per esempio metto in pratica con la mia esperienza di vita, nel senso che accetto tutto quello che ho. Ma non è solo accettare. Di, no, nel senso di offrire a lui la mia sofferenza, perché schiodo lui dalla croce, per esempio, a modo mio. Forse sì, sbagliato. Sì, sì. Sì, vabbè, questo è quello che in realtà dovremmo fare tutti, ma non a modo nostro, ma al modo divino. Tu sì, giustamente dici, lo fai e chiede alla stessa divina volontà di unire le pene a quelle di Gesù, in modo che si dia un valore divino alle pene sofferte qui sulla terra, perché sono la ripetizione della passione di Gesù. E certo, tutto quello che nel nostro piccolo possiamo fare e anche condividere parte degli scritti con le altre creature. La mia considerazione paradossalmente non era destinata, e non è che io adesso voglio lanciare dei messaggi oppure fare delle critiche eccetera, però non era tanto a dire a destinata alle creature che sono piccole e non sanno come spiegarsi, ma alle creature che sanno tanto, che hanno i dottorati, che sono dei grandi teologi e che creano manuali di volontà divina dove si vogliono mischiare le verità della divina volontà con altre cose che invece sono, che non c'entrano niente, oppure che sono frutti ed effetti della divina volontà. Se noi mischiamo la fonte con gli effetti non ci capiamo più niente. Allora la divina volontà qui in questo passo ci ha dato proprio una sberla di luce e dire, vedete che differenza c'è tra la fonte e gli effetti. Eppure gli effetti, il Vangelo, i sacramenti sono tutta la redenzione. Eppure vedete che differenza c'è. Allora ecco, sarebbe bello che ecco, manteniamo, come dice Gesù, così come per la redenzione, tante cose si sono scritte, tanti commentari si sono fatti ai Vangeli, ma senza mai discostarsi dall'origine, e se vi sono e si sono discostati dall'origine, sono rimasti nell'oscurità più totale. Lo stesso sarà per la divina volontà. Quanti commentari, quanti manuali, quante spiegazioni, quante tesi, quanti dottorati, quanti commenti ci vorranno scrivere, non mancheranno, ma dovranno sempre mantenersi nella fonte pura, originaria, del linguaggio terso, schietto, semplice, divino, della divina volontà, altrimenti col rischio di col desiderio magari umano di volerla diffondere la si disonora, perché la si mischia con l'umano e quasi si vuole offuscare la sua luce abbagliante. Bisogna quasi avere il coraggio di dire, ecco, la sua luce è abbagliante, invece di dire adesso la rendo meno abbagliante così diventa più digeribile. No, la sua luce è abbagliante e basta. Questo è facile per gli ignoranti dire, guarda questa luce abbagliante, ma per chi sa molto è difficile dire questa luce abbagliante, perché si ha sempre la tentazione di volerla rendere un po' meno abbagliante, così la si può presentare in modo umano. Grazie. Ma vedi, anche i dottori della Chiesa, bisogna dare in mano per posto gli scritti, forse fare forse una cernita dei brani, anche se il Signore è andato gradualmente nella spiegazione. Perché sì, lo capisco, cioè capisco anche, però la parte, adesso siamo chiari, non stai parlando di Padre Joseph e altri del genere. No, no, io non sto parlando di questo, di quest'altro, però lo dice Gesù, dice siccome sta portando avanti adesso appunto questo discorso, la tesi eccetera, con tutto ciò che ha fatto, perché vuole portarla per forza, secondo lui l'ha scoperto, un metodo grandissimo, lo vuole mettere nella Chiesa tra i grandi teologi. Allora, però, paradossalmente, per metterla nella Chiesa la si diluisce, perché si va, per esempio, ci sono delle affermazioni del tipo: mi pare che tra gli scritti di Luisa quelli maggiormente dotati di indulgenza sono le ore della passione. Sì, ma che senso ha questa? È uno sbaglio, sì, certo.
Allora oppure mischiarla per forza con altri mistici o con altre situazioni di spiritualità, proprio per renderla accessibile. Allora si vuole fare questa grande missione universale di rendere Luisa conosciuta e accessibile, quando in realtà non si fa altro che dare picconate sulla purezza e sulla assoluta purezza e radicalità della dottrina della divina volontà. Signor, che se abbaglia, abbaglia. Bisogna avere il coraggio di dire che abbaglia, e non volerla mischiare con il semolino per farne qualcosa di più digeribile. Sì, anche la pretesa, anche il fatto di voler per forza correlare, cioè, come la continuazione di, sì, è la continuazione di tutto ciò che Dio ha preparato prima. No, sì, è la continuazione, ma chissà perché poi mi infuoco talmente. È la continuazione, ma Gesù dice, quando Luisa mette fuori gli altri santi e dice: scusa, con gli altri, con loro ho fatto quello che dovevo fare, certo. Ma che miracoli, ma che pensiero di peccati di te stessa, con loro ho fatto quello che dovevo fare, con te sto facendo qualcosa di nuovo, lascia andare avanti la terra, sto preparando il regno della divina volontà. E allora stiamo attenti, non è che dobbiamo giustificare la dottrina della divina, la dottrina della divina volontà non deve essere giustificata. Invece questa apologia del giustificare, quasi del tiriamo laggiù, la si vuole tirare giù, anziché innalzarci noi, la tiriamo giù a lei. Questo altro che servizio alla divina volontà. Pare che facciamo un servizio alla Chiesa perché la rassicuriamo. Sì. Dice, vedi, noi sta tutto nella Chiesa, rassicuriamo tutto. Ma in realtà impediamo che la Chiesa si innalzi e si divinizzi dove Gesù la vuole portare. Sì. Invece noi portiamo Gesù giù dove stiamo noi, nella nostra zona di conforto, nella nostra zona di sicurezza, nei nostri paletti di conoscenza o supposta tale. Per me questa è una cosa gravissima, gravissima proprio. Dobbiamo veramente rimanere alla fonte degli scritti. Non c'è erudizione, non c'è conoscenza teologica che possa giustificare una diluizione della purezza della dottrina della divina volontà. E questo mi è venuta, questo, proprio perché ci siamo talmente abbagliati con questo scritto in cui Gesù ce lo dice proprio, cioè, ma lo vuoi capire che la divina volontà è la fonte dei Vangeli? Allora, Che è vero che la terra sia impreparata, che è vero che noi non siamo ancora disposti, questo è verissimo, ma il fatto che la terra non è ancora preparata e che noi non siamo ancora disposti non è motivo che giustifichi la edulcorazione, quasi la contaminazione della dottrina della divina volontà con cose umane, con cose che invece non fanno parte del suo linguaggio. Per me questa è una cosa grave, perché si nasconde dietro servizio alla Chiesa, quando in realtà poi si fa tutto il contrario. E se poi si dice che il sacerdote solo è colui che può, gli scritti della divina volontà sono destinati principalmente alla gerarchia, ho avuto la sfortuna di leggerla questa frase con i miei occhi, che gli scritti della divina volontà siano destinati principalmente alla gerarchia della Chiesa. Che la deve... Allora, questo che cosa vuol dire? Che si mettono dei paletti, delle barriere, dei muri tra l'anima e Dio. Allora la divina volontà è proprio la comunione perfetta dell'anima più ignorante, della più stupida, e bisogna avere il coraggio e anche l'umiltà di dover dire: divina volontà, tu puoi fare grandi cose, soprattutto nei piccoli, negli umili, di quelli che sanno di non sapere. Questo non vuol dire prescindere dai ministeri della Chiesa, dalle strutture e i ministeri della Chiesa e dal sacerdozio ministeriale, assolutamente no, non vuol dire, però stiamo attenti a non ingabbiare la dottrina della divina volontà per renderla più maneggevole, organizzativa, che diventi poi uno strumento di conferenze e di, condivisione di teorie e tutto quanto.
ma non lo so perché siamo usciti a questa cosa qui, però mi sembrava una cosa importante da dire, ecco. Anche perché adesso magari ce ne sono due o tre di questi commentari eruditi, magari nel futuro, così come nella redenzione ne sono usciti tanti di commenti al Vangelo, eccetera. Gesù lo dice nel volume, adesso non mi ricordo esattamente quale volume è, ma lo possiamo trovare e leggere insieme. Dice: così come nella redenzione sono state scritte tante cose riguardo e attorno ai Vangeli, così pure nella Divina Volontà saranno scritte un sacco di cose riguardo, attorno, circondando, concernente la Divina Volontà, ma la dottrina pura sta dentro queste verità. Allora, è anche poi importante avere l'umiltà di ritornare sempre nella fonte degli scritti, che sono appunto gli scritti di Luisa, nella gradualità e nella progressione con cui Gesù li ha dati, perché se Gesù nel volume 15 ha fatto scrivere a Luisa un passo sull'abbandono e poi un passo sulla perseveranza e poi un passo sull'immacolato concepimento e poi ancora quasi senza capo né coda, questo però è sempre e solo sapienza infinita che mette dei mattoncini che sembrano uno diverso dall'altro, ma poi alla fine servono a costruire un edificio di infinita sapienza. Quindi rispettare gli scritti, rispettare la fonte originaria degli scritti e non scriverci sopra e non farci troppo delle presentazioni sopra è una cosa importante. Secondo me i figli della Divina Volontà non sono soltanto i fruitori delle verità nel vivere di Mimbolere, ma nella Divina Volontà loro devono anche proteggerle queste verità. E allora rimanere nella purezza della dottrina della Divina Volontà. Grazie Maria. Scusate se non ha senso, se non sono cose senza applicazione che ho detto in questo momento, però ho sentito di dirle. Per essere onesti, Carla, inutile, è ovvio che il riferimento a quello che dicevi tu c'era. Però non è esclusivo a quello, è a qualsiasi tentativo in cui si voglia dire quasi che sia il riassunto, si può fare il manuale, ma se Gesù ci ha messo 36 volumi e non ha ancora finito e finiremo per l'eternità di ricevere le sue verità, com'è che possiamo fare un manuale di 14 pagine sulla Divina Volontà? È ridicolo, no? E allora l'importante è accorgersi di queste cose e senza giudicare, ma restiamo sulle origini, restiamo sulla fonte, restiamo su quello che è certo, sul dogma, cioè sulla certezza, come dice la Chiesa. Ma dice Gesù è in maniera connaturale. A qualcuno li può fermare a fare questo? No? O vivere soltanto appunto gli atti interiori e lasciare che lo Spirito Santo agisca lui, diffonda lui nella Chiesa. Assolutamente, facendolo come lo si fa noi semplicemente, ma secondo me a volte l'eccesso di l'eccesso di zelo può voglio dire, ognuno ha il suo compito, facciamo quello che è il nostro compito e qualsiasi cosa facciamo restiamo e nel restare difendiamo la purezza incontaminabile delle verità del vivere di volere, i cui caratteri sono caratteri di luce che vanno, come dice Gesù, a tappezzare le mura della celeste Gerusalemme. Immaginiamoci se io devo farci ragionamenti con questa, rispetto a questa mistica, rispetto a questa teologia, rispetto a quest'altra cosa. Allora, qui siamo nella fonte del tutto, o ci inchiniamo e caliamo la testa e adoriamo queste verità, oppure non restiamo nell'umano. Questa è un'esortazione mia, diciamo, per me o in generale, non certo a voi come persone, diciamo. È una preghiera universale che stiamo facendo. Ecco perché bisogna fare gli atti interiori e basta. Ecco perché, come dice Carla, giustamente, anziché la penna,
anziché la penna, anziché il manuale, usiamo le armi potenti, che sono quelli degli atti interiori. Assolutamente, solo quelli. Sì, sentono così o no? Però alcuni sacerdoti riconoscono, ad esempio, il Milano. Assolutamente, e preghiamo sempre di più perché tutti i ministri di Dio, accolgano sempre di più la divina volontà e se ne facciano araldi. Proclamatori. Sì. No, me lo fanno in silenzio alcuni sacerdoti, perché sanno. Certamente, assolutamente. Era soltanto una preghiera per noi di adorazione della purezza di questa luce, di queste verità, e quindi un desiderio, una preghiera di voler dire, diciamo, che queste verità devono sempre restare nella loro lucentezza sfolgorante. Germe della divina volontà nell'atto della creatura. Volume 26, settembre 15, 1929. Figlia mia, la ripetizione dei tuoi atti nel fiat divino spezza l'isolamento di esso e genera la compagnia a tutti gli atti che fa la divina volontà. Quindi essa, la volontà divina, non si sente più sola, ma tiene a chi può ridire le sue pene, le sue gioie e affidare i suoi segreti. E poi un atto continuamente ripetuto è virtù divina e tiene virtù di generare i beni che non esistono, di riprodurli e comunicarli a tutti. Un atto continuato è il solo capace di formare la vita e di poter dar vita. Non c'è un istante in cui la mia divina volontà lasci la creatura e che, riversandosi sopra di lei, non le comunichi le sue varie tinte di bellezza, la sua dolcezza infinita, il suo amore inestinguibile. Che cosa non le fa e dà la mia divina volontà? Tutto, eppure non è riconosciuta né amata, né le creature conservano in loro i beni che comunica loro. Qual dolore! Mentre si sviscera sopra di ciascuna creatura, non trova i beni che comunica, e nel suo dolore continua il suo atto di luce sopra di loro senza mai cessare. Ecco perciò chi deve vivere nel mio fiat deve avere i suoi atti ripetuti e continui, per fare compagnia alla mia divina volontà e raddolcirla nel suo intenso dolore. Dopo di ciò continuavo a valicare il mare interminabile del fiat divino, e come mettevo i miei piccoli atti nell'eterno volere, così si formavano nell'anima mia tanti germi. E come mettevo i miei piccoli atti nell'eterno volere, così si formavano nell'anima mia tanti germi. E il seme di questi germi era di luce e di volontà divina. Germi variati da tanti colori, ma animati tutti di luce. E il mio dolce Gesù, facendosi vedere, ad uno alitava quei germi. E come li fiatava, quei germi crescevano tanto da toccare l'immensità divina. Io sono restata meravigliata nel vedere la bontà del mio sommo bene Gesù, che con tanto amore prendeva nelle sue mani santissime quei germi per alitarli, e poi li metteva tutti in ordine nell'anima mia. E guardandomi con amore mi ha detto: figlia mia, dove c'è la forza creatrice della mia divina volontà, il mio alito divino ha la potenza di rendere immensi gli atti della creatura. Perché mentre la creatura opera nel mio fiat, nel suo atto vi entra la forza creatrice, la quale vi mette la sorgente dell'immensità divina, e il piccolo atto della creatura si converte chi in sorgente di luce, chi in sorgente d'amore, altri in sorgente di bontà, di bellezza, di santità. Insomma, quanti più atti fa,
tante sorgenti divine più acquista, e crescono tanto da sperdersi dell'immensità del suo creatore. La mia divina volontà, più che lievito, getta la fermentazione divina nell'atto umano, e l'atto umano diventa atto divino. Ed io, quando trovo il germe della mia divina volontà nell'atto della creatura, mi diletto di fiatare l'atto di essa e lo elevo tanto da renderlo immenso. Molto più che quell'atto lo possiamo chiamare atto nostro, volontà nostra operante nella creatura. Marina, devi aggiungere qualcosa, scusa? No, io stiamo ascoltando, è giusto. E c'è sempre una sorta di, cioè di nel modo umano, dove dobbiamo arrivare con i modi umani, eccetera. Ma Gesù poi dice sempre che appunto la prevalenza sono gli atti interiori, e gli atti esterni che facciamo non sono nient'altro che uno sbocco degli atti interiori. Però la priorità e la supremazia è quello degli atti interiori, e le cose esterne che facciamo, che sia appunto di stampare, di parlare, di condividere con altre persone, è proprio la stessa divina volontà che sbocca dagli atti interiori e diventa atto esterno. Però l'atto esterno non può prescindere dall'atto interiore, perché trova in questo atto interiore il germe, lo leggiamo proprio adesso, il germe moltiplicativo, cioè è nell'atto interiore che stiamo facendo, in questo cenacolo, che c'è il lievito, la fermentazione dell'atto che si moltiplica e poi, moltiplicandosi, si riversa al di fuori, così come la Santissima Trinità si è riversata al di fuori di sé nell'uomo, così gli atti interiori dell'uomo fatti nella divina volontà si riversano al di fuori per produrre effetti esterni, ad extra. Possiamo dire che pure la creatura ha immagine e somiglianza di Dio, cioè atti ad intra ed atti ad extra. Senza il principio dell'atto ad intra continuato e ripetuto, questo è il passo che troviamo oggi, la ripetizione continua dell'atto. Senza l'atto ad intra della Santissima Trinità, che è atto semplicissimo, comunicativo e fecondo, non esiste l'atto ad extra. Anzi, proprio in virtù dell'atto ad intra, in cui il verbo viene generato e procede lo spirito, proprio perché c'è quest'atto ad intra, la divina volontà nella Santissima Trinità deve sboccare ad extra. E quindi lo stesso principio vale per noi. Quando ci riempiamo fino all'orlo dell'atto ad intra, quest'atto ad intra nostro, nascosto nella Santissima Trinità e nella Divina Volontà, sbocca fuori necessariamente, non lo possiamo contenere senza neanche che ce ne accorgiamo. E quindi è normale che, come facciamo più atti ad intra, gli atti ad extra, quindi... si moltiplicano e vengono fuori, insomma. E questo è il cenacolo per noi, non è tanto quello di parlare dei possibili atti ad extra, quanto di insieme fare, diciamo, atti ad intra all'interno di queste verità, così poi quando usciamo fuori, chi prende l'autobus, chi va in macchina, chi resta, chi va, chi viene, come dice, si conclude la Santa Messa, andiamo in pace a portare, diciamo, il frutto della Santa Messa fuori. Ecco, il cenacolo nella Divina Volontà è come, in un certo senso, la ripetizione della vita della Divina Volontà, e quindi è il sacrificio non eucaristico ma reale della Divina Volontà che si vuole incarnare negli atti nostri. E quindi la nostra attenzione deve andare a questi atti. Mi faceva, c'è una sola cosa, no, volevo solo dire una cosa, poi andiamo avanti. A proposito degli atti ad intra, no?
c'è una frase del libro della Vergine Maria che abbiamo letto, dove lei dice: ma se sapessi che miracoli, che cose incredibili che sono successe in quei 40 giorni dentro la grotta. E dice, cioè proprio parla delle correnti di amore tra Maria e Gesù, che poi all'esterno si vedeva una coppia di poveri disgraziati che cercano di riscaldare un po' di acqua gelata per lavare il figlio, o che cercano di tappare il buco della grotta perché viene una spifferò incredibile, oppure che cercano di aggiustare la paglia col giaciglio, eccetera, che se lo passano diciamo d'abbraccio l'uno all'altro, che ricevono dei pastori che gli portano un pochino di latte e una caciottina. Questo è quello che si vede da fuori, ma ad intra, in quella grotta, dice la Madre Santissima: ma sapessi che cosa succedeva, che miracoli ad intra, no? Che miracoli divini succedevano in quella grotta, spoglia. E poi lei dice una parola che si ricollega al passo che abbiamo appena letto, e dice: chi può dirti, figlia mia, ciò che passò tra me e il celeste bambino in questi 40 giorni? La ripetizione dei suoi atti insieme con me. Ecco, è bello vedere questo, perché anche Gesù e Maria Santissima nel tempo e nello spazio, nel mondo, sulla terra, negli atti della redenzione, non facevano altro che ripetere questi atti. Allora, che cosa faceva Maria Santissima, che aveva la divina volontà operante in sé come vita? Lei, come dire, tendeva l'orecchio nella divina volontà in Gesù, e quello che faceva Gesù lo ripeteva lei. Gesù gemeva e voleva commuovere sia il Padre che le creature, questo ad intra, gli atti interni della divina volontà nel neonato Gesù. Cominciava già a ripetere questi atti, che questi atti li ripeteva, all'esterno si vedeva un vezzeggio, o il dormire, o il succhiare il latte, o il piangere, ma Gesù cominciava, perché sapeva che questo è il lavoro della divina volontà nella creatura nel tempo, ci vuole la ripetizione continua di questi atti. Allora Gesù ha iniziato immediatamente, non ha perso un nanosecondo, e cominciava a ripetere questi atti di gloria al Padre, riparazione al Padre nei confronti delle creature, e impetrazione dei frutti della redenzione, dei frutti delle sue pene, dei suoi gemiti, delle sue lacrime, per dare il frutto della redenzione alle creature. Non ha smesso un secondo. Allora Maria tendeva l'orecchio e ripeteva la ripetizione dei suoi atti insieme con me, le sue lacrime, le sue pene, il suo amore, erano come trasfusi insieme. E quindi quello che facciamo noi adesso è quello che faceva Maria nella grotta: tendeva l'orecchio, dice: Gesù, che stai facendo? Ripeto i miei atti insieme con te. E infatti nel volume 26, quello che abbiamo letto, dice: figlia mia, è importante, ecco, come dire, così come Maria Santissima teneva compagnia agli atti della divina volontà in Gesù bambino, la ripetizione degli atti genera la compagnia, e quindi Maria ripeteva gli atti di Gesù, erano trasfusi insieme, in questa trasfusione insieme si generava la compagnia, il Dio trascendente ad intra nella Santissima Trinità riceveva nel umanato Verbo, Gesù neonato, la compagnia degli atti della creatura, e quindi la ripetizione dei suoi atti insieme con lui, e quindi un atto continuamente ripetuto ha virtù di generare la vita, e quindi è capace di formare la vita, di poter dare vita. E quindi Gesù e Maria nella grotta, i primi 40 giorni, hanno iniziato proprio a farci vedere quello che è il modello dell'anima che vive nella divinità, nella divina volontà, la continua ripetizione degli atti. Chi deve vivere nel mio fiat deve avere i suoi atti ripetuti e continui per fare compagnia alla divina volontà e raddolcirla nell'intenso dolore. E ce lo fa vedere Maria Santissima, che cosa succedeva in quella grotta. Fuori non si vedeva niente, non ci stavano i sacerdoti che andavano
ad adorare Gesù, oppure non c'era nessuno che sapeva niente al momento, ma il motore di propulsione, come diceva prima Rossana, la bomba atomica di questi atti si generava nella solitudine, nel nascondimento, nella ripetizione degli atti di Maria insieme con Gesù. Quindi lei si fa modello dell'anima che vive nella Divina Volontà. Ecco, questo mi veniva a dire. Poi sì, c'è mamma qui che deve chiedere una cosa a tutti quanti, scusate. Sì. No, vorrei un chiarimento, perché mi viene adesso questo dubbio, chiamiamolo così, a proposito dell'atto continuato, va bene? Che deve essere continuo, perché la vita è continua, no, non va spezzata, altrimenti non è più vita. Ma noi quando ci distraiamo spezziamo quest'atto continuato, credo, no? Non lo so, e che vuol dire quando Luisa moriva e rinasceva nella Divina Volontà? Vuol dire che anche lei spezzava questa vita per poi rinascere? Luisa non moriva nella Divina, rinascere in quella divina. Spezzava quest'atto continuo, come noi quando ci distraiamo, allora spezziamo, non è più un atto continuato. Per noi sì. Dobbiamo rinascere di nuovo anche noi nella Divina Volontà. Questo, questo sì, però Luisa era un'altra cosa, perché Luisa era una morte. Sì, sì, no, non parliamo di Luisa, dico di quell'espressione di noi, sì, che Gesù usa, anche con Luisa in fondo, piccola figlia mia rinata nella Divina Volontà. Beh, perché ogni atto che faceva la neonata nella mia Divina Volontà, perché ad ogni atto che faceva nella Divina Volontà era una nuova nascita, sempre più una nuova nascita alla Divina Volontà, ogni atto importante stare nel moto continuo, cioè nel moto fisico e spirituale unita a Gesù per operare in questo moto continuo. Quindi se io sono fusa a Gesù nella... Però questa fusione ci vuole anche con la presenza reale, l'attenzione. Sì, entro nell'unità della luce del tuo volere, nel Fiat Supremo, lascio la mia volontà, prendo la tua divina volontà, lascio i miei atti, prendo i triplici atti di Gesù Maria. No, le morti continue, che spieghiamo un attimo questo. Le morti continue che subiva Luisa non erano morti della divina volontà, erano proprio il segno della continuità del suo atto. Perché lei si sentiva continuamente morire per far vivere la Divina Volontà. E allora, e questo è l'esempio lampante, voglio dire, questo è il modello. La vita continua della Divina Volontà si svolge proprio quando la vita umana, la volontà umana muore continuamente in ogni istante e genera la vita della Divina. Quindi la consumazione che sentiva Luisa, la sua consumazione nell'amore e il suo morire e rinascere, non è segno di discontinuità della vita della Divina Volontà in lei, ma è proprio il segno della continuità. Perché dice, così come il vero amore è un amore che muore in ogni istante per dare la vita al generato, così pure Luisa, morendo, o l'anima che vive nella Divina Volontà, morendo in ogni istante alla sua volontà, genera la Divina Volontà. Questo Luisa lo provava. A volte l'anima che vive nella Divina Volontà non prova queste morti, quelle sono delle pene che soltanto il Signore può decidere e dare come e quando vuole. Allora, fermo restando che il morire e il rinascere è segno della continuità dell'atto della Divina Volontà, perché la continuità della vita nella Divina Volontà sta proprio nel continuo morire del volere umano per dar vita all'atto divino. E quindi questa non è discontinuità, ma è continuità. Se poi pensiamo a noi, alle nostre distrazioni, è normale che nell'arco della giornata, a meno che non abbiamo nulla da fare, oppure il Signore ci mette nel letto davanti al crocifisso, è chiaro che l'attenzione è cosciente, non è tanto il fatto della
dell'attenzione, quanto il fatto che quest'atto sia a livello, allora quando l'atto è a livello cosciente vuol dire che noi ci mettiamo l'attenzione, però un atto continuato può anche continuare a livello subcosciente, questo continua attraverso il l'atto preventivo, che poi più atti attuali possiamo fare e meglio è. Ma Gesù dice la mia vita nella la vita della divina volontà in te non si interrompe con il fatto che l'anima coscientemente non ci pensa in ogni momento. Infatti si vede, se la vita della divina volontà continua in te, si vedrà dal tuo comportamento, cioè si vedrà dal di fuori, è chiaro che se la creatura esce in comportamenti che sono imperfezioni, che sono peccati veniali, che sono segno di virtù, che si rompono, in quel momento anche la divina volontà subisce una rottura. Le chiamava le scappatine, no? Sì, le sue scappatine. Ma Luisa già nel volume 1 ha ricevuto la grazia di essere esente da peccato veniale volontario, però è chiaro che nella creazione quella debolezza. Stavo dicendo, Marina, che in un brano, io non ho memoria per i numeri degli scritti, Gesù dice che se non c'è veramente, io lo dico a parole mie, una volontà voluta di uscire dalla divina volontà, dicevo comunque quella vita non la spezzo. Perfetto. Questa è una cosa che mi ha dato sempre molta fiducia, coraggio, ecco. Veramente agli inizi, quando ho conosciuto, facevo, ma come faccio? Invece questa frase veramente mi ha dato tanto coraggio. Perché se c'è un'intenzione spirituale, comunque, ma anche il desiderio di voler stare comunque, poi si è distratta da mille circostanze, mille cose, cioè io quella vita non la spezzo. Questo mi ha aiutato tantissimo. Allora questo non esime dal voler mettere il massimo dell'attenzione. Ed è come per l'anima. Come dire, Luisa piangeva addirittura, diceva Gesù, ma voglio vivere, e Gesù dice quanto sono belle le lacrime dell'anima che vuole vivere nella divina volontà. Sì. Allora, quindi data la volontà ferma dell'anima, Gesù non spezza questa vita continua e addirittura, come dice Rossana, ci mette una garanzia e dice, se non c'è la tua volontà più voluta, di qui non si esce, è il volume 24, da qua non si esce. È Rossana quella che ha detto questo. Sì. Rossana, grazie, è servita anche a me questa tua riflessione, grazie. E invece nel volume 26, e sempre nel volume 26, Gesù dice appunto quello che faceva in Maria, questa cosa mi ha colpito tanto, Mamma Santissima, che ogni atto che facciamo lui fa il deposito di quell'atto in noi, come facciamo con Maria, della sua vita, deposita anche in noi tutto ciò, l'operato che faceva, quello che hai detto tu prima poi Maria. Come Gesù depositava tutta la sua vita in Maria, così chi vive in Dio volontà o anche fa gli atti, chiaramente in quel momento fa il deposito della sua vita. Quindi la bellezza, sì, appunto, quando facciamo anche i giri del fiat di mente, insomma, della vita di Gesù e di Maria Santissima, fa il deposito della sua vita in noi. E questo poi cambia il nostro modo di pensare, di vedere, di parlare, di porsi di fronte all'altro, di vedere l'altro in maniera diversa, che la cosa più importante è proprio questo, prendere i pensieri di Gesù. Vabbè, lo dico a voi, no? Prendere i pensieri di Gesù significa veramente vedere la non solo il creato, ma anche la creatura che è stata fronte a noi in maniera diversa, con gli occhi di Gesù, col cuore di Gesù, perché io non posso infondere i pensieri, i palpiti, i respiri e poi rimanere quella che sono, insomma, se non c'è un cambiamento, certo non verrà da me, verrà a seconda di quanto ci disponiamo anche a volere, certo, vivere questa vita. La parola superficiale, ecco perché dicevo la luce è importante, perché la luce è l'amore di Dio che attraverso gli atti che hanno fatto Gesù e Maria e adesso lo fanno in noi, che si propaga, che riempie. Poi la luce è lo Spirito, certo, Santo. Come dice Gesù, anche se quella creatura per cui tu stai pregando non si vuole, non è disposto a redimersi o eccetera, eccetera,
però un po' di calore, sì, quella luce arriva, sì, ricordo, lei, però dipende da quanta, se, luce, da quanto viviamo. La chiusura c'è in quella. Ecco perché dico che questi nostri atti devono, come dice Gesù appunto, deve essere una nube di luce che si va ad opporre a quella luce, quelle di tenebre che sala dall'umanità, dagli altri umani. Ecco il compito grande di chi è a conoscenza, è più vivo, più fagliato, più nella prima unità, avere la conoscenza, la percezione, la consapevolezza di quanto è importante fare o non fare quell'atto nella divina volontà umana. Questa è una cosa che ci deve dare tanta responsabilità. Le volte mi viene la coscia, Gesù, ma io che faccio? Sì, a volte senti è proprio questo che non dobbiamo dire io che faccio, perché tu chi sei, io chi sono, lei chi è, no. Cercare proprio di avere quella intimità. Non dire io sono niente, come diceva Luisa, no? Ma se lo dice o non lo dici, poi magari lo dice e non te ci senti, è la stessa cosa. Che tutto questo, il Vangelo di oggi è molto bello, no? Sì. Che ha parlato appunto con... e che dobbiamo noi veramente abbandonarci e sapere che è Dio che opera in noi, che non possiamo fare niente. Possiamo fare niente da voi. Questa è la cosa più importante. Esatto, quello. Avere questa non avete l'impressione di fare in prima persona, ecco. Perché tanto noi, voglio dire, siamo strumenti, no? E questo è il male di oggi, che tutti si sentono io. Qual è il Vangelo di oggi? Siamo al volume 29, siamo a pagina 55 del libro di Adamo, volume 29, 16 maggio del 31. Gesù conferma maggiormente quanto ha già detto precedentemente nell'affermato che... volume 29, 16 maggio del 31, affermando che la divina volontà è la confermatrice degli atti della creatura. Grazie. Volume 29, 16 maggio del 31. Gesù dice: tutti gli atti fatti dalla creatura nella divina volontà sono confermati da Dio come atti divini. E questa confermazione forma la vita degli stessi atti e vengono suggellati col suggello divino come atti imperitori, sempre nuovi, freschi ed una beltà incantevole. Gli atti fatti dalla creatura nella mia volontà potrei chiamarli nuova creazione che io faccio nella creatura. Come essa va facendo il suo atto in essa, il mio fiat, come la creatura va facendo il suo atto nella divina volontà, il mio fiat si impone con la sua forza creatrice e vi forma l'atto suo e come diritto lo conferma. Succede come successe nella creazione. Siccome correva la forza creatrice della mia volontà nel creare tante cose, restarono immutabili, senza mai cambiarsi. Si è forse cambiato il cielo, le stelle, il sole? Affatto. Quali furono creati, tali sono, perché dovunque mette la sua forza creatrice il mio volere, resta la vita perenne del suo stesso atto. Potenza. Sì, e come conferma, non si può mutare mai. Vedi dunque che significa fare e vivere nella mia divina volontà, stare sotto l'impero di una forza creatrice e confermatrice, che mette al sicuro tutti gli atti della creatura rendendoli immutabili, sicché col vivere nel mio volere essa resterà confermata nel bene che fa, nella santità che vuole, nella conoscenza che possiede, nel trionfo del sacrificio. Ripeto, sicché come vivere, col vivere nel mio volere la creatura resta confermata nel bene che fa, nella santità che vuole, nella conoscenza che possiede, nel trionfo del sacrificio. Quando si rivela a volte la stessa volontà, però lo vuole per noi, mettiamo la nostra attenzione. Commenti, fate in alta voce i commenti che si senta tutti. No, dice, quando Gesù ripete molto spesso una parola in un brano, e forse vuole proprio attirare la nostra attenzione su quella parola. Col vivere nel mio volere, essa resta confermata nel bene che fa,
è la santità che vuole, è la conoscenza che possiede, è il trionfo del Signore. Questo fatto della santità che vuole, ieri proprio nel volume 33 dice: volete vivere nel divino volere? Io lo farò. Questo dice il volume 33. Io, volete vivere nel divino volere? Ma tutto dipende anche da quello che vogliamo noi, cioè, in continuazione, non un momento sì, un momento no. Dice proprio, è semplice vivere nel mio divino volere. È una cosa, basta volerlo tutto è fatto, dice. Sì, ma basta volerlo tutto è fatto significa io sto continuamente a fare gli atti della vita, cioè, ma stai sempre insieme a Gesù, certo, è chiaro, è una sola, è una sola. Mica Roma 20, 6 dicembre del 26, Gesù ci dice che l'atto si può dire perfetto allorquando regna la volontà divina. L'atto si può dire perfetto quando regna la volontà divina. Sì, Luisa, stavo facendo i miei soliti atti nel Fiat Supremo e pensavo tra me che volevo nascondere il mio piccolo amore, la mia meschina adorazione e tutto ciò che io potessi fare nei primi atti che fece Adamo, quando possedeva l'unità della luce della divina volontà. Stavo facendo i miei soliti atti del Fiat Supremo, pensavo tra me che volevo nascondere il mio piccolo amore, la mia meschina adorazione e tutto ciò che io potessi fare nei primi atti che fece Adamo, quando possedeva l'unità della luce della divina volontà, e quelli della Regina Mamma, Mamma Regina, che furono tutti perfetti. E mio adorato Gesù ha soggiunto: un atto allora si può chiamare perfetto quando racchiude in sé tutti gli atti insieme. Un atto si può chiamare perfetto quando racchiude in sé tutti gli atti insieme. Un atto si può chiamare perfetto quando racchiude in sé tutti gli atti insieme. E sono l'unità della luce della volontà, per operare nell'atto unico di Dio. Solo se operi nell'atto unico di Dio, come hai detto, aderisce all'atto unico, perché lo chiami in te. Quando fai una fusione, lo chiami in te Gesù, parte per parte. In quel momento tu stai, è Gesù in te che viene a operare, quindi stai nell'atto unico della divina volontà. E senti della pace, che è una cosa così rara, una cosa così perfetta, che non devo quasi neanche se non sono proprio grande. Avanti, Carla. Un atto allora si può chiamare perfetto quando racchiude in sé tutti gli atti insieme. E solo la mia volontà racchiude quest'atto perfetto, che mentre dà un atto solo, scaturiscono da quest'atto solo tutti gli atti possibili e immaginabili che ci sono in cielo e in terra. Quest'atto solo del mio volere è simbolo di una fonte che, mentre la fonte è una, da essa scaturiscono mari, fiumi, fuoco, luce, cielo, stelle, fiori, monti, terra. Da questa sol fonte esce tutto. Come il sole, no? Esatto. Ora, Adamo, nello stato di innocenza e l'altezza della sovrana regina, possedendo la mia volontà, si amavano. Nell'amore racchiudevano l'adorazione, la gloria, la lode, la benedizione, la preghiera. Infatti, chissà, quando stamattina hai detto che leggi la preghiera a pagina 28, bisognava fare vedere tutta. Stiamo vedendo l'atto solo. Facciamo sotto, io l'ho detto. Stiamo vedendo l'atto solo. Siamo al volume 20, dicembre 6, 1926. Un atto allora si può chiamare perfetto quando racchiude in sé tutti gli atti insieme, e solo la mia volontà racchiude quest'atto perfetto, che mentre dà un atto solo, scaturiscono da quest'atto solo tutti gli atti possibili e immaginabili che ci sono in cielo e in terra. Quest'atto solo del mio volere è simbolo di una fonte che, mentre la fonte è una, da essa scaturiscono mari, fiumi, fuoco, luce, cielo, stelle, fiori, monti e terra. Da questa sol fonte esce tutto. Ora Adamo, nello stato di innocenza e l'altezza della sovrana regina, possedendo la mia volontà, si amavano, nell'amore racchiudevano l'adorazione, la gloria, la lode, la benedizione, la preghiera. Nel più piccolo loro atto nulla mancava. Scorreva la moltitudine delle qualità dell'atto solo del mio supremo volere,
che facendole abbracciare tutto in un atto davano al loro creatore ciò che gli conveniva: amore, gloria, benedizione, ringraziamento, eccetera. Sicché si amavano, adoravano, si adoravano, amavano. Gli atti isolati, che non abbracciano tutti gli atti insieme, non si possono chiamare perfetti, sono atti meschini che danno di volontà umana. Ecco, Dio è tutto, Dio è un solo atto, quindi tutto in lui è uno. Esatto. Ecco perciò che solo nel fiat l'anima può trovare la perfezione vera nei suoi atti ed offrire un atto divino al suo creatore. Solo nel fiat. È quello umano che è uno, cioè, con inizio una divina, non dà gloria perché non abbracciano tutti gli altri, ecco, tutti quegli altri elementi che sono. Questa cosa l'ha spiegata veramente, un atto mio diventa un atto tuo, cioè non è mettere io mangio quella ride, quella canta, quella sta in bagno, quella sta mangiando, cioè io faccio una cosa magari le sto facendo un fedele, la lasciamo questa cosa. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere a me vicino col cuore tutto in fiamme, e in ogni palpito che metteva il suo cuore usciva una luce. Queste luci mi circondavano tutta e si diffondevano su tutta la creazione. Io ne sono stata sorpresa. Gesù mi ha detto: figlia mia, io sono luce eterna e tutto ciò che da me esce è luce. Io sono luce eterna e tutto ciò che da me esce è luce. Quindi è lui, è quello che praticamente non siamo più noi, ma è lui, è quello di che siamo usciti. Vengo nell'atto tuo per fare quello che stai facendo, Gesù. No, prendiamo dal cuore di Gesù le fiamme del suo amore, uniamo i nostri palpiti ai suoi in maniera che e in ogni palpito che facciamo possa uscire quella luce di Gesù attraverso di noi. Questo è già un atto, bello. Io sono luce eterna e tutto ciò che da me esce è luce. Quindi dobbiamo diventare di Gesù in Gesù. Se non facciamo questo non esiste atto, ecco atto perché che alla fine della lettura della cosa scusa, è questo il discorso. Quella preghiera piccolina, corta, che sembra una cosa così. Quale? Maria Regina del Divin Volere, prendimi per mano e fai di me un altro Gesù. Certo, è per forza, se no non possiamo dire anche quando facciamo rosario. Per essere un altro Gesù bisogna riconoscere anche gli altri Gesù. Vabbè, adesso cominciamo a chiedere a Maria che fa di me un Gesù, poi lo riconosceremo senz'altro. Sì, che non è il solo mio palpito. No, l'ho detto io. Allora, io sono luce eterna e tutto ciò che da me esce è luce, sicché non è il solo mio palpito che sprigiona luce, ma ogni mio pensiero, respiro, parola, passo, ogni goccia del mio sangue sono luce che si sprigionano da me, che, diffondendosi in mezzo a tutte le creature, si o costituiscono o sostituiscono come vita di ciascuna di esse, volendo nel ricambio delle loro piccole luci, perché anche loro sono luce, essendo anch'esse sprigionate da dentro la mia stessa luce. Ma il peccato converte in tenebre l'operato della creatura. Sì, perché quelli che non sono nella divina volontà. Ecco quando nella passione Gesù dice: non lasciate la mia umanità, non lasciate la mia umanità. Ecco cosa significa non lasciare Gesù, l'umanità di Gesù. Esatto, però è chiaro che da lì parte un discorso, facciamo le cose, e per poi, perché penso che la passione sia una scuola infinita. Figlia mia, amo tanto la creatura che la concepì nel mio alito e la partorì sulle mie ginocchia per farla riposare sul mio seno e tenerla al sicuro. Amo tanto la creatura che la concepì nel mio alito e la partorì sulle mie ginocchia per farla riposare sul mio seno e tenerla al sicuro. Ma la creatura mi sfugge ed io, non sentendola nel mio alito né trovandola sulle mie ginocchia, il mio alito la chiama continuamente e le mie ginocchia sono stanche ad aspettarla e la vado fiutando dappertutto per averla a me di ritorno. Ah, quali strette di dolore e d'amore mi mettono le creature.
tu che sei franco, non ti bello. Contempliamo anche noi. Diciamo questo bel atto pure qua, no? Vogliamo andare sempre così in Gesù, con Gesù Maria Santissima, sulle ginocchia del Padre Celeste, come vuole lui, per dare anche a lui la gioia di sentire la creatura sempre sulle sue ginocchia, per riposare nel suo seno. Nel suo seno. E questo lo vogliamo chiedere non solo per noi, ma nella divina volontà lo vogliamo per tutte le creature. Le portiamo tutte, le abbracciamo tutte, le portiamo sulle ginocchia di Dio Padre. Prendiamo la nostra volontà, la volontà umana, e le fondiamo nella volontà di Dio. Che bello, ritornare al seno del Padre, immaginate. La casa del Padre, tutti. Ha diritto Dio di avere il Padre Celeste, di avere dei figli che vivono della sua fede. Dunque no, stavo dicendo del tutto divino. Beh, se la faccio la palla, se qualcuno parla, si registra tutto qua. Faccio l'ira di Dio, perché mi si è aperto questo che parlava di luce, però l'abbiamo già fatto domenica, forse o mercoledì. Gesù è luce, siamo a pagina 57 di Aramo, non so se l'avete fatto, penso di sì. Gesù è luce, per rimanere il tema della luce, 57, volume 13, 28 settembre, questo l'avete già fatto, del 21. Sì. Entrato? Io non c'ero. Gesù è luce, tutto ciò che da lui esce è luce. Lui è luce perché è Dio, quindi è tutta luce infinita, quella che è in sé. La vita, crea vita, e luce. Però luce appunto anche perché la volontà divina, la volontà delle tre divine persone è luce infinita. Che pagina 57? 57. Diciamo questo, andiamo o siamo andati più là? Che leggiamo di questi? No, non c'erano, perché io l'ho fatto mercoledì. Abbiamo fatto mercoledì questo? Sì. Non vabbè, ma erano una pagina insomma. Sì. Fino a 59 l'avevamo fatto. 59. Lo rifacciamo. Andiamo solo questo pezzetto della luce e poi andiamo avanti. Allora. 13, volume 13, pagina 57, volume 13, settembre 28, 1921. Perciò abbiamo preso Gesù la tua mente, il tuo cuore, le stesse letture che tu hai già fatto per noi. Quindi voglio prendere quell'atto che tu hai già fatto per noi di questa lettura. Sì. Per darti tutta quella, per prendere come vita e per dare alla Maestra Suprema tutta quella gloria divina che ha diritto ad avere da ogni atto di creatura anche da queste letture. Da questi tuoi insegnamenti. Gesù è luce e tutto ciò che da lui esce è luce, che diffondendosi in mezzo a tutte le creature si costituiscono o costituisce come vita di ciascuna di loro. Marina, scusa un attimo, sostituiscono o costituiscono? Sì, vedo che c'è. Beh, richiamo, sì. Un secondo solo, vado a controllare. Sì. È il 28 settembre del 21. Sì, un attimo, allora. Si sostituiscono perché appunto perché voglio dire costituiscono ha anche senso, però si sostituiscono perché come dire nella divina volontà chi sta nella divina volontà si sostituisce come vita di ciascuno, si costituisce, quindi sostituisce a loro. Sì. Penso che la mia versione dice sostituiscono. Sì. Magari quando leggiamo il brano lo copiamo. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere a me vicino, col cuore tutto in fiamme, ed in ogni palpito che emetteva il suo cuore usciva una luce. Queste luci mi circondavano tutta e si diffondevano su tutta la creazione. Io ne sono stata sorpresa. Gesù mi ha detto, figlia mia, io sono luce eterna e tutto ciò che da me esce è luce. Sicché non è il solo mio palpito che sprigiona luce,
ma ogni mio pensiero, respiro, parola, passo, ogni goccia del mio sangue sono luce che si sprigionano da me, che diffondendosi in mezzo a tutte le creature si sostituiscono come vita di ciascuna di esse, volendo nel ricambio delle loro piccole luci, perché anche loro sono luce, essendo anch'esse sprigionate da dentro la mia stessa luce. Ma il peccato converte in tenebre l'operato della creatura. Figlia mia, amo tanto la creatura che la concepì nel mio alito e la partorì sulle mie ginocchia, per farla riposare sul mio seno e tenerla al sicuro. Ma la creatura mi sfugge, ed io, non sentendola nel mio alito, né trovandola sulle mie ginocchia, il mio alito la chiama continuamente. E le mie ginocchia sono stanche di aspettarla, e la vado fiutando dappertutto per averla a me di ritorno. Ah, quali strette di dolore e d'amore mi mettono le creature. Amo tanto la creatura che la concepì nel mio alito e la partorì sulle mie ginocchia. Quanto soffri, Signore, ma mi hai saputo. Per farla riposare sul mio seno e tenerla sicura. Volevo, insieme a te, Gesù, andarla a raccogliere tutte e portarle tutte nel tuo seno e farle riposare tutte sulle tue ginocchia. Soprattutto quelle che sono più lontane. Quella volevo io. C'è un altro, c'è. Che bello niente. Ho solo una piccola, sì. Un piccolo elemento. Non mi ricordo adesso in quale volume, forse voi vi ricordate, potrebbe essere il 17. Mm-hmm. Ma mi chiedevo, no, che cosa vuol dire luce, e Gesù spiega che cosa vuol dire luce, perché ovviamente Gesù, che è rivelazione del Padre, ci parla con il linguaggio della creazione. Lui usa la luce che fa riferimento al concetto, all'idea che noi abbiamo di luce, perché noi vediamo la luce, sappiamo cosa fa la luce, le proprietà della luce. Allora, grazie al fatto che c'è questa luce creata, come in ogni cosa, Gesù usa la creazione, no? Questo è il Dio di Israele, parla per mezzo del creato. Allora, che cosa vuol dire che è luce? Noi a volte egli paragona la divina volontà come luce eterna, un sole eterno, perché noi conosciamo le proprietà della luce, che è compatta, che è indivisibile, che si diffonde dappertutto, che ha un centro, e questo centro è la sorgente della luce. E in un altro punto in particolare dice che la luce è luce uguale a verità conosciuta, amata e vissuta. Quindi dire che Gesù è luce e che noi riceviamo la luce è la verità. Quindi la verità che è lui, una verità che può essere luce ovviamente solo se è conosciuta, amata e vissuta. Quindi ogni cosa, ogni parola è una similitudine, un riflesso, diciamo. La luce ci viene dal creato, ma il concetto che sta dietro luce è verità conosciuta, amata e vissuta. Non so se mi sono spiegata, se ha senso questo, per dire che cosa vuol dire luce eterna. Certo, sì, sì. E infatti il buio è la menzogna, il buio è appunto il maligno per definizione è il bugiardo. E quindi tutto ciò che esce, allora, io sono la luce, io sono la verità, e tutto ciò che esce da me è verità, non soltanto il suo palpito, ma ogni cosa che lui fa, pensiero, parola, passo, ogni goccia del suo sangue sono verità che si sprigionano da me. Quindi verità vuol dire conoscenza di Dio Padre. Gesù è la luce perché lui rivela al creato il Padre. Senza del Figlio generato
noi non possiamo conoscere il Padre perché Gesù, fatto uomo, è la rivelazione del Padre, è la verità del Padre. E quindi senza un Dio umanato che opera dentro la creazione, noi non possiamo conoscere la verità. Infatti c'è quel bellissimo passo del volume 6 dove Luisa dice: il Verbo si è fatto carne e ha vissuto in mezzo a noi, verbum caro factum est abitavit in nobis. E Gesù dice: il Verbo si è fatto carne, ma non restò carne, restò quello che era. E così come Verbo vuol dire parola e non c'è niente che abbia più influenza della parola, il Verbo, quindi parola, vuol dire comunicazione, manifestazione, unione del divino con l'umano. Pertanto, dice, questo è il 25 ottobre del 1906 mi pare, se il Verbo non si fosse fatto carne, non ci sarebbe stato nessun modo per unire il divino all'umano. Quindi se il Verbo non si fosse fatto carne, non è che non ci sarebbe stato nessun modo per solo redimere l'umanità, no, anche per glorificarla, per divinizzarla. Quindi vediamo la necessità dell'incarnazione, perché il Verbo è propriamente la rivelazione del Padre al creato per riportare il creato al Padre, quindi per glorificare e divinizzare il creato. E quindi a maggior ragione, appunto, Gesù è luce che rivela il Padre, cioè la verità. Questo indipendentemente da peccato o non peccato, se anche non ci fosse stato il peccato, è necessaria l'umanità di Gesù. È importante, sì, quindi la necessità dell'incarnazione del Verbo. Penso che proprio le verità del vivere nel divin volere, la dottrina purissima e sublime del vivere nel divin volere, è proprio perché lega indissolubilmente, crea questa unione ab eterno del divino con l'umano, ha proprio come suo motto fondamentale una verità proclamata che al di fuori di questa dottrina della divina volontà ci sono tanti dubbi, non si capisce. Ah, ma forse non si doveva incarnare Gesù, meno male che c'è stata la colpa, così è venuta la redenzione. Sono conoscenze imperfette, sono conoscenze limitate. Soltanto in virtù del vivere nel volere capiamo proprio come senso comune, come assoluta ineluttabile necessità l'incarnazione del Verbo. Se il Verbo non si incarna, io non vivo e non posso vivere nella divina volontà, perché il Verbo, ovvero parola, ovvero manifestazione, comunicazione dell'umano col divino, è l'unico modo per unire il divino all'umano. Non so se mi... Quindi questo, tra l'altro, ecco, come chiosa, aumenta la dignità della creatura. Quindi una creatura che ab eterno deve essere glorificata e divinizzata da un Dio fatto uomo, che assume la natura del proprio creato, perché il vero amore assume la natura dell'amato. E quindi, come dice Gesù, se le creature sapessero quanto sono belle, quanta dignità ha la loro anima, quanto sono un piccolo Dio e un piccolo mondo che contiene tutto in se stesso, come si stimerebbero molto di più. Quindi la verità della necessità dell'incarnazione del Verbo ci dà a noi come creature una dignità divina molto superiore che se questa verità noi non la conoscessimo. Fiat. L'incarnazione del Verbo è precedente ad Adamo, perché neanche, cioè, noi vediamo prima Adamo e poi Gesù, ma in realtà è più antecedente, perché sennò anche Adamo non poteva essere. Sì, l'incarnazione del Verbo è il primo atto, sì. Il primo vuol dire non nel tempo, no. Nella divina volontà il tempo e lo spazio sono creature. Sono cose create, quindi il tempo è una cosa creata come il fiore, come il filo d'erba. Nella divina volontà, che è nell'eternità, è il contenitore di tutti gli atti divini, però c'è una priorità. L'atto primo
degli atti della Divina Volontà ad extra è l'incarnazione del Verbo, quindi è atto primo, atto che è primo di tutti, quindi come dire, come dice la lettera ai Colossesi, Dio è il primo, Gesù è il primo frutto, è per lui, con lui, per lui tutto è stato creato, e quindi l'atto primo della Divina Volontà ad extra è l'incarnazione del Verbo. E questo, vediamo proprio la bellissima sapienza degli scritti, che cominciano proprio per sapienza divina con gli eccessi nell'incarnazione del Verbo, perché quello è l'atto primo della Divina Volontà ad extra, che poi nel tempo e nello spazio, nella sequenzialità degli atti, Gesù nel tempo si è incarnato, come dire, è venuto in mezzo a noi, il Verbo si è fatto carne, è venuto in mezzo a noi, in mezzo vuol dire in mezzo ai tempi, tempo quindi creato, in mezzo alla generazione, in mezzo ai popoli, in mezzo al mappamondo, quindi l'atto primo, l'atto primario, l'atto necessario, l'atto centrale che entra nel mezzo. Ma l'atto primo nella mente divina ad extra è l'incarnazione del Verbo, perché se non si incarna il Verbo non serve fare la creazione, perché la creazione è stata fatta per lui, come dice la scrittura. Mentre pregavamo anche l'altra volta, c'era ancora qualche bimbo, no? Io mi vedevo un sacco di gente, dal cielo scendeva un cestino, scendeva piano piano con dentro Gesù bambino. Fai un quadro, gli ho detto, a cosa, come si chiama la... E lei ha fatto il quadro, però l'ha fatto misero, io devo dire, questa enormità di mondo, che tutti prostrati in ginocchio davanti a Gesù bambino che scendeva dal cielo, dentro un cesto. Io dico, sarebbe una cosa così, un bravissimo pittore ti farebbe una cosa che sarebbe straordinaria, no? E lei ha fatto il quadro, però non è quello che io vedo, ma è fatto, mi dico io. E lui è pittico, non vedi ancora quali, come si chiama? Quella lì che è tutti Ada, che dipingeva, ha trovato il crocifisso. Allora, sì, quello l'ha fatto lei, parte questa. No, bellissimo, grazie all'immagine che ci ha dato, bella, Grazia. Bella. Però ecco, è chiara, è presente, è viva dentro di noi questa verità, perché è importantissima, è gloriosa questa verità della necessità dell'incarnazione del Verbo, che è luce, cioè è manifestazione della verità del Padre al creato. Dicendo, e il Verbo si fece carne, a me viene spontaneo di buttare per terra il ginocchio, e è molto spontaneo anche quando c'è il credo, io faccio giù, puff, e faccio l'inchino, perché è una cosa grande, se tu ci pensi, è una cosa così grande, che non ha. Esatto, sì, è infatti, tant'è vero che se vogliamo dire, no? La festa del 25 marzo, la solennità dell'Annunciazione, nella Divina Volontà, pare che festeggiamo l'angelo che annunzia, ma noi, quella forse nel calendario liturgico è l'atto primo, l'incarnazione del Verbo, dovrebbe chiamarsi, non Annunciazione, perché sembra che celebriamo l'angelo, certo celebriamo il Fiat di Maria, però molto più, anzi forse più del Natale, dove Gesù nasce al mondo, che è una festa così romantica che deve servire a commuovere i nostri cuori induriti, però nella priorità degli atti della Divina Volontà, l'atto primo necessario, primario e fondamentale ad extra è l'incarnazione del Verbo, quindi tutto il calendario liturgico dovrebbe cominciare dal 25 marzo, che è la festa dell'incarnazione. Sento silenzio, o qualcuno sta parlando? Lei, no, no, deve parlare lei, mi ha ricevuto troppo. No, era riferimento diverso. Sì, ma se ognuno va a raccontare i propri riferimenti personali a questo, non è il caso. Va bene. Non siamo nel rinnovamento, non siamo nel treno che dobbiamo raccontare. Ma l'incarnazione, se riguarda l'incarnazione del Verbo, a glielo dire, no? Va bene, no. No, sentiamo, cos'è che... Non lo so, scusa, non... Carla è il leader del gruppo, ma io non lo so, volevo solo cogliere ogni aspetto da parte di ciascuno di noi. Io sono veramente...
cioè se mi ci metto vado, si va a perdere molto tempo, potrebbe. Sintetizza, no? Vabbè, cerco di essere veloce, io. Ma diciamo che sta un po' più sul mio punto di vista personale, per cui sempre in base a tante sofferenze, io quando c'ho sempre questi alti e bassi, poi faccio una grande fatica e piano piano poi ho detto signore abbi pietà, misericordia, perché io mi sento sempre come quella pecorella smarrita, però so che il Signore mi sorregge, so che ha veramente una grande pietà e misericordia di me. E basta, non dico altro perché sta un po' più sul mio personale e non si può fare una cosa. Valentina? Luciana, scusami. Ah no, era la voce di Valentina. No, Luciana, scusami. Ti abbraccio, scusa perché non c'è il video, allora vado attento. No, oggi Leonardo e Valentina oggi non ci sono. Ah, ho capito. No, Luciana, ti abbraccio. Ti abbraccio anche perché sentirsi proprio, guarda, ieri proprio stamattina leggevo una cosa, quindi anche quello che hai detto noi lo rimettiamo e fa all'interno delle verità del vivere nel divin volere. Luisa si sentiva abbandonata, si sentiva rifiutata, si sentiva orribile, si sentiva smarrita, sentiva un senso di ribellione e dice ma com'è, allora ho tolto la mia volontà da quella di Dio, ma che cosa? Allora Gesù dice a Luisa, anche il tuo stato di riluttanza interna, le tue pene, il tuo sentire viene da me ed è stato espiatorio, è stato di vittima. Questo lo sto dicendo a te, ma è Gesù che lo dice a ciascuno di noi. È chiaro che quando ci si sente in quello stato non si crede, si sta dentro la battaglia, si sta dentro il buco e non si vede niente, c'è il buio totale e soltanto il filo della fede ci può sorreggere. Io da 7 anni soffro di depressione clinica atroce e a volte desidero solo la morte, cioè, ovviamente io l'attribuisco ai miei peccati, alla mia espiazione e tutto quanto, però ecco, trovarsi in quel buio è atroce, per cui io ho compassione, un abbraccio infinito per le creature che toccano il buio e la disperazione, perché non c'è niente di più penoso per un cuore umano e quindi dobbiamo proclamare invece la verità e ci dobbiamo incoraggiare a vicenda e essere sicuri che come Gesù ha sofferto il buio e quasi l'essere abbandonato da Dio, così come Luisa si sentiva, come ti senti tu Luciana, così come ci possiamo sentire alcuni di noi, questo è stato voluto da Gesù, noi lo mettiamo nella volontà divina e proclamiamo che è atto di Gesù, pena di Gesù e reclamiamo i frutti di conversione per noi e per tutti. Amen. Grazie Marina. Grazie a Dio. Allora, volume 36. Dove sta? Pagina 60. No, tutto questo non l'avevamo fatto. Avevamo fatto solo volume 58 l'amore e la tenerezza di Dio e basta. Da fare? 58. Poi Gesù nel volume 14, io non l'ho segnato, non l'ho fatto. Cioè da pagina 60 non abbiamo fatto il volume 14, soltanto quella frase del volume 14, solo quella frase Gesù. Ben arrivati, Natale Dio. Che significa vivere nel mio volere? Vivere di un palpito eterno e divino, vivere col mio alito onnipotente. Volume 14, 29 aprile del 22. Vivere di un palpito divino e di un alito onnipotente è meraviglioso. In un altro punto Gesù dice: non c'è felicità maggiore per un cuore umano che palpitare nel palpito del proprio creatore, e quindi non c'è felicità maggiore che vivere nella divina volontà, che vuol dire palpitare nel palpito del creatore e respirare nel suo respiro, quindi una unione attiva ininterrotta. Viene a finire qua.
abbraccio. Ciao. Volume 36, 17 maggio del 38. Gesù ci ricorda che dell'uomo tutto uscì da noi. L'uomo uscì tutto dalla maestà suprema delle tre divine persone. Tutto uscì da noi e plasmato dalle nostre mani creatrici. L'anima e il corpo. Perciò tutto deve essere nostro, l'uno e l'altro. Siamo a pagina 60. Il volere divino vuole i più piccoli atti dell'uomo per far sorgere il suo sole, che è questo sole, questa luce finita. E il mio amore vuole sempre più vincolarsi con la creatura. E come manifesta le verità sul suo volere divino, così prepara lo sposalizio tra Dio e l'anima. Questo è il titoletto, un po' riassuntivo. Gesù, a Luisa anche noi. Figlia mia, tutto uscì da noi e plasmato dalle nostre mani creatrici, l'anima e il corpo. Perciò tutto deve essere nostro, l'uno e l'altro. Anzi, fecimo del corpo l'organo ed ogni atto che doveva fare, fatto per compiere la divina volontà, doveva formare un tasto, il quale doveva racchiudere tante note e concerti di musica distinte tra loro. E l'anima doveva essere colei che con l'unione del corpo doveva formare la voce, il canto, e toccando questi tasti doveva formare le musiche più belle. L'anima e il corpo, c'è tale armonia, ordine, unione, che l'uno non può fare senza dell'altro. Perciò sto attento, ti vigilo i tuoi passi, le tue parole, il muovere delle tue pupille, i tuoi più piccoli atti, a ciò la mia volontà abbia la sua vita, il suo posto. Posso dire una cosa? Sì. Questo punto dell'anima e del corpo è come dire che negli atti ad extra, cioè all'interno della Santissima Trinità, la Santissima Trinità è puro spirito, ma uscendo da se stessa ad extra la Santissima Trinità per formare un'immagine perfetta di se stessa, dovendo svolgere nello spazio e nel tempo, quindi in modo sequenziale, non nell'eterno, quindi ad extra tutto si svolge nelle coordinate dello spazio e del tempo. In ogni atto di Dio, come dice in un altro volume, nel volume 26, in ogni atto ad extra di Dio, che sia il Fiat Lux, che sia il Fiat dell'Incarnazione, che sia il Fiat de Luisa, c'è una trasmissione di umano e di divino, ossia c'è sempre la materia e lo spirito. Quindi la materia ad extra nella creazione è elemento essenziale affinché lo spirito possa compiere atti e raggiungere e crescere nella somiglianza di Dio. Quindi la materia è come fosse il concime, il terreno, l'elemento necessario. I nostri atti naturali sono fondamentali perché attraverso la sequenzialità dei nostri atti naturali fatti nella divina volontà, quindi unita all'atto spirituale della divina volontà, possiamo crescere nell'immagine e nella somiglianza di Dio. Quindi la materia senza lo spirito non può stare, come pure lo spirito senza la materia non può stare. L'uomo è anima e corpo e l'uno serve all'altro. E questo è anche contro varie eresie che volevano, non lo so, quasi flagellare e dannare il corpo per un'ascesi totale quasi senza del corpo e della materia. Invece no, tutto è santo, tutto serve alla santificazione e nelle opere ad extra proprio questa è la caratteristica. Nelle opere ad extra in cui gradualmente nello spazio e nel tempo la creazione deve glorificare Dio e ritornare in Dio, questo viene fatto attraverso la trasmissione di materia e di spirito, quindi di anima e di corpo. Infatti gli asceti antichi,
questo evolversi, tirarsi fuori dal corpo per vivere nel misticismo più assoluto, no? Bello, però non è tutto. No, nella divina volontà sappiamo come i nostri atti naturali, altro che ostacolo, sono assolutamente necessari perché la vita della divina volontà non sia mai interrotta. Quindi per respirare c'ho bisogno dei polmoni, per palpitare ho bisogno del cuore, e quindi vivere nella divina volontà e fare un atto continuo, ininterrotto, animato dalla divina volontà, e quindi la mia natura, la materia, mi è di assoluta necessità. Infatti, pare nel volume 30, Gesù dice questa frase: noi abbiamo bisogno della tua natura, perché noi terra, la Santissima Trinità dice, noi terra non ne teniamo, abbiamo bisogno della terra tua per compiere gli atti che sono sequenziali, continui, ininterrotti, ripetuti, che servono a crescere nell'immagine e nella somiglianza di Dio. Noi, Trinità Santissima, noi non badiamo se l'atto sia naturale o spirituale, se sia grande o piccolo, ma stiamo attenti a guardare se tutto è nostro, se il nostro volere ha fatto sorgere il suo sole di luce, di santità, di bellezza, d'amore. E ce ne serviamo anche dei piccoli atti della creatura, di essa, per formare i nostri portenti più prodigiosi, i quali formano le scene più belle per tenerci divertiti. Non fu sul nulla che formammo le meraviglie e l'incanto di tutta la creazione? Non fu sul nulla che formammo tante armonie, fino alla nostra immagine che ci somiglia nella creazione dell'uomo? Figlia mia, se la creatura doveva darci ciò che solo è spirituale, poco poteva darci. Invece, col darci anche i suoi piccoli atti naturali, può darci sempre, stiamo in continui rapporti, l'unione tra noi ed essa non si spezza mai. Perfetto. Molto più che le cose piccole sono sempre fra le mani, alla portata dei piccoli e dei grandi, degli ignoranti e dei dotti. Il respirare, il muoversi, servire se stessi nelle cose personali è di tutti, e non cessano mai. E questo fatto per amarci, per far formare la vita della divina volontà in essi, è il nostro trionfo, la nostra vittoria e lo scopo per cui l'abbiamo creato. Vedi dunque com'è facile il vivere nel nostro volere? La creatura non deve fare cose nuove, ma quello che fa, cioè svolgere la sua vita come gliel'abbiamo data nella nostra volontà. Nella nostra volontà. Che meraviglia! Come il sole ogni giorno semina luce, calore, dolcezza, profumi, colore, fecondità, diversità di gusti, e con ciò abbellisce tutta la terra, così per chi vive nella mia volontà, superando essa, la volontà divina, in modo insuperabile la semina che fa il sole, semina sopra di chi vive in essa luce, amore, varietà di bellezza, santità, dando a ciascun seme la fecondità divina. Ed oh, com'è bello vedere questa creatura abbellita, fecondata dalla nostra semina divina. Come resta speciosa, da formare l'incanto alle nostre pupille divine. E praticamente ci dice che così come il sole non potrebbe fecondare nessuna vita se non ci fosse la terra e il seme, così la divina volontà non potrebbe formare un'altra sua vita divina se non andasse a illuminare e a fecondare la natura della creatura, quindi i suoi atti naturali. E quindi il sole sta al seme, alla terra, come la divina volontà sta alla nostra natura e ai nostri atti. L'anima, per ricevere la semina della mia volontà, deve vivere in essa, deve stare sempre unita, con sommo accordo, deve farsi plasmare per ricevere la nuova vita che la mia volontà vuole dare. Altrimenti la mia volontà non semina e la creatura resta sterile, senza bellezza, sotto le tenebre della sua volontà umana. Ecco perciò voglio l'anima vivere nel mio volere, non solo per seminare,
ma per fare che la mia semina non vada perduta, facendomi io stesso coltivatore per poter produrre le più svariate bellezze. Meraviglioso. Coltivatore divino, seminatore, coltivatore divino. Luisa poi ha soggiunto con più tenerezza d'amore: figlia mia buona, il mio amore vuole sempre più vincolarsi con la creatura, e quante più verità manifesta sulla mia volontà, tanti più vincoli d'unione metto tra Dio ed essa. E come manifesta le verità, così prepara lo sposalizio tra Dio e l'anima. E quanto più manifesta, tanto più con pompa e con sfarzo verrà fatto lo sposalizio. Vuoi sapere? Le mie verità serviranno come dote per potersi sposare con Dio. Lo faranno conoscere chi è colui che si abbassa e che solo il suo amore lo induce fino a vincolarsi col nodo di sposalizio. Le mie verità toccano e ritoccano la creatura, la plasmano, le formano la nuova vita, le restituiscono ed abbelliscono la nostra immagine e somiglianza, come quando da noi fu creata. E il creatore le imprime il suo bacio di unione inseparabile. Sai che bello, mamma mia. Via! So fare una considerazione? Sì. No, mi veniva qui di pensare, no, che nel regno della redenzione l'anima si sposa con Dio se fa dei voti particolari, mentre nel regno della divina volontà è solo la conoscenza della divina volontà e l'unione dell'anima con Dio nella divina volontà che forma lo sposalizio. Più verità si ci conoscono e più c'è questo sposalizio, quindi non dipende da una appartenenza o da una da dei voti o da cose, ma dall'unione. Ovviamente queste possono andare di pari passo, ma Dio vede al di fuori, al di là, e quindi lo sposalizio dell'anima con Dio dipende solo ed esclusivamente agli occhi suoi dall'unione della volontà umana con la divina. E questo è il connubio indissolubile, lo sposalizio dell'anima con Dio. Una nostra verità può formare un mare di prodigi e di creazioni divine in chi ha il bene di ascoltarla. Essa può cambiare un mondo intero da perverso in buono e santo, perché è una vita nostra che viene esposta a bene di tutti, è un nuovo sole che facciamo sorgere nelle intelligenze create, il quale, a via di luce e di calore, si farà conoscere per trasformare in luce e calore chi ha il bene di ascoltarla. Perciò occultare una verità che noi con tanto amore usciamo fuori dal nostro seno paterno è il più grande delitto e priva le umane generazioni del bene più grande. Oltre di ciò, chi vive nel nostro volere, sposandosi con noi, forma la festa a tutti i santi. Tutti prendono parte alle nozze divine e in virtù di quest'anima hanno una festa tutta propria in cielo e un'altra in terra. Ogni atto che fa la creatura che vive nel nostro volere è una festa e una mensa che bandisce alle regioni celesti, e i santi la ricambiano con nuovi doni e le impetrano da Dio che le manifesti altre verità per allargare sempre più i confini della dote che Dio le ha dato. Mi viene da pensare qui come Gesù gradualmente ha introdotto questa verità del vero sposalizio di Dio con l'anima, che è il vivere nella divina volontà. E nel volume 1 qui dice, vedi, anche i santi partecipano, è una festa
come dire, festa tutta propria in cielo e un'altra in terra. E mi ricorda come nel volume 1 c'è stata questo sposalizio, no? Mistico di Luisa, che era ancora, diciamo, come fosse il compimento della santità terrena, no? E c'è stata prima questo sposalizio, prima c'è stato in cielo, dove come testimone c'era Santa Caterina da Siena, no? E poi alla fine del volume 1 c'è il rinnovo del matrimonio mistico, correggetemi se sbaglio, in terra, dove addirittura la Santissima Trinità si abbassa ad abitare dentro Luisa. Luisa diceva: io me li sentivo respirare e muovere dentro di me. E quindi questo è come prodromo, diciamo, come introduzione, come quasi una rappresentazione di quello che Gesù veramente doveva fare con la inabitazione reale di Dio nell'anima e dell'anima in Dio. E quindi l'anima che sale a Dio con l'unione mistica, e poi Dio, uno e trino, che scende ad abitare in corpo, sangue, anima e divinità, con tutte le sue opere, con tutto il suo operare, in terra, all'interno dell'anima. E infatti il volume 1 si conclude proprio con il rinnovo sulla terra, la discesa della Santissima Trinità in terra, in Luisa. E Luisa se li sentiva, che diceva, muovere dentro, abitanti realmente dentro di lei. E poi ovviamente nel corso degli anni Gesù va a spiegare che cos'era quel seme che ha messo nel volume 1, dove mette a Luisa il seme della divina volontà, e poi facendola conoscere Luisa può ricevere questa vita divina, perché come sappiamo deve essere conosciuta, quindi amata e vissuta. Quindi Gesù ha messo il seme e poi le ha spiegato che cosa le ha messo. Via spiegandoglielo, Luisa poteva alimentare, far crescere questo seme di vita divina in lei, come vita della divina volontà operante come in cielo così in terra. Volume 21, 24 aprile del 27, lo sbocco d'amore del Creatore, il suo alito, si sprigiona continuamente dal suo seno divino e corre per alitare la generazione delle creature. C'è il fatto del che Dio soffia, crea l'anima, ad ogni creatura. Ed attende che le creature formino il loro sbocco d'amore verso il suo creatore. Ma cosa diceva dei bambini congelati e fecondati in vitro? Che diceva di donna? Che molti rimangono così per anni e anni. È come se fossero morti. Quanti vengono distrutti poi? È peccato grave che viene questa cosa qua. Poi il problema è se Dio crea l'anima effettivamente in queste creature, che sono bestioli. Ma io mi sembra di capire una cosa, che non gli dà l'anima al Signore lì. Io non so mica. Perché non sono nell'ordine della creazione, quindi. E c'è l'anima o non c'è lì? Allora, volume 21, 24 aprile 27. Io voglio far ritornare le cose come al principio della creazione, Gesù che parla, che non fu altro che uno sbocco d'amore. Ed esso dura ancora, questo sbocco d'amore, perché ciò che noi facciamo una volta, facciamo sempre, non viene mai interrotto. Sicché il nostro sbocco d'amore, il nostro alito, si sprigiona continuamente dal nostro seno divino e corre per alitare la generazione delle creature. Onde il nostro sbocco d'amore, aleggiando in tutta la creazione, investe cielo e terra, sole e mare, vento e acqua, e corre verso le creature. Se ciò non fosse, il cielo si restringerebbe, le stelle si sperderebbero, il sole si impoverirebbe di luce, l'acqua verrebbe a mancare, la terra non produrrebbe né piante né frutti,
perché mancando la vita del nostro amore, che va aleggiando in tutte le cose, si ritirerebbero dalla nostra sorgente da dove uscirono. E se venisse a mancare il nostro alito, la generazione delle creature finirebbe, perché esse non sono altro che faville che manda il nostro alito per fecondare la crescente generazione. Ora le creature prendono ciò che è materia nelle cose create e lasciano la vita dell'amore, che aleggiando in tutto resta sospeso senza poter dare. Succede come quando si va in un prato fiorito o in giardino, dove ci sono alberi carichi di preziosi frutti. Se solo si guarda il fiore e non si coglie, non si riceve il gusto e la vita del profumo del fiore. Se si guarda il frutto e non si prende dall'albero per mangiarlo, non si gusterà né si riceverà la vita del frutto. Così è di tutta la creazione. L'uomo la guarda, ma non riceve la vita d'amore messa da Dio in tutte le cose create, perché l'uomo non mette la sua volontà né apre il suo cuore per ricevere questo sbocco d'amore continuato del suo creatore. Ma ad onta di ciò, il nostro sbocco d'amore non si arresta. Il nostro alito rigeneratore è sempre in atto e in moto, ed aspettiamo il regno del nostro Fiat divino per fare che questo nostro amore, aleggiando, scenda in mezzo alle creature, e da questa nostra vita divina, che ricevendola, formeranno le creature il loro sbocco d'amore da dare a colui dal quale lo ricevono. L'amore. Perciò, figlia mia, tutta la creazione è accentrata su di te, Luisa. Io ti guardo dal cielo stellato e ti mando questo sbocco d'amore. Ti guardo dal sole e, alitandoti, ti mando la mia vita divina. Ti guardo dal mare e nelle sue onde spumeggianti e impetuose ti mando il mio amore, che essendo contenuto lo scarico con impetuosità come mare su di te. Ti guardo dal vento e ti verso il mio amore imperante, purificante e riscaldante. Ti guardo dai monti e ti mando lo sbocco del mio amore fermo e irremovibile. Non c'è punto o cosa creata da dove non ti guardo per versarti amore, perché stando il mio amore in te, da tutte le parti mi tira a guardarti, perché esso allarga la tua capacità per ricevere questo mio sbocco d'amore continuato. Lui dice che nel vento c'è la cabeza di Gesù, nel sole c'è il bacio del Signore, in tutte le cose si manda amore. In un altro passo, mi pare, volume 16, dice che questo amore che arriva da ciascuna cosa creata a Luisa, arriva da quelle vicine e da quelle lontane, da quelle che conosci o da quelle che non conosci. Quindi è bello pensare che, anche se, come dire, Luisa molta parte del tempo l'ha spesa dentro una stanzetta, soltanto dopo tanti anni, quando venne portata in giardino che fissò il sole, fu un evento eccezionale. Ma se no, lei, diciamo pure che le cose create non le conosceva bene, però le conosceva perché nella divina volontà riceveva, e andando in giro per tutte le cose create, sia quelle che conosceva che quelle che non conosceva, sia quelle lontane che quelle vicine, quindi che si fosse il mare Adriatico, che fosse qualche albero d'olivo che aveva visto in campagna, o che fossero le amebe dell'Antartico, i pinguini, o le specie più incredibili di fiori nella Patagonia, o lontane o vicino, conosciuta o non conosciuta, ogni cosa creata contribuisce, sta lì, riceve all'interno di se stessa lo sguardo di Gesù verso l'anima, e ogni cosa creata vive e viene mantenuta con lo scopo di tenere l'anima nella divina volontà e di alimentarla. È bello pensare che
in qualunque punto della creazione, anche se noi non viaggeremo in questa terra, eccetera, però possediamo tutto, riceviamo l'amore e la conoscenza da tutto, e ogni, anche una pietrolina sotto un torrente in Sudafrica in questo momento sta contribuendo e sta mandandoci in modo speciale, a noi in particolare, una grazia, un amore speciale di Dio. E quindi questo vuol dire girare nella creazione, possederla e riceverne proprio il possesso e la sostanza. E quindi non esistono distanze, non esiste separazione. Purtroppo invece la bruttezza della natura umana senza la divina volontà. La natura umana fu creata per vivere insieme al Fiat divino. Volume 29, 10 agosto del 31. Volume 29, 10 agosto 31. Figlia mia, brutta è la natura umana che vive senza della mia volontà, perché essa, la natura umana, fu creata dall'Ente Supremo per vivere unita insieme col Fiat Divino, sicché vuol vivere, col vivere senza di esso succede uno spostamento nell'umana natura. In questo spostamento viene spostato l'ordine, la forza, l'amore, la luce, la santità, la stessa ragione. Tutte queste belle doti ci sono nella creatura, perché furono messe da Dio come dentro di un sacrario, ma ci sono fuori del loro posto, tutti in disordine, e siccome stanno fuori posto una è contro dell'altra, le passioni combattono la santità, la debolezza combatte la fortezza, l'amore umano combatte la contrario, fortezza che combatte la debolezza. La debolezza combatte la forza. La debolezza che si mette contro la fortezza. Non la fortezza. Beh, sì, dal punto di vista umano. L'amore umano combatte il divino, la creatura il creatore, e così di seguito. La natura umana senza della divina volontà è trasformata in brutto, si capovolge e nel suo disordine muove guerra al suo creatore. Succede come per l'anima e il corpo che sono stati creati da Dio per fare vita insieme. Se il corpo volesse far vita separata dall'anima, non gli toccherebbe la triste sorte di subire tale trasformazione da non più riconoscersi da quel che era. Col creare l'uomo, la nostra divinità, vi concorse la nostra infinita sapienza, che come artefice e come perito che possiede tutta la scienza dell'arte di saper creare, nella nostra onniveggenza vide che per fare che quest'uomo fosse il nostro onore ed opera degna delle nostre mani creatrici e la nostra gloria e anche la sua, doveva essere formato corpo ed anima. Bellissimo. E sobbarcavamo la nostra volontà come vita primaria dell'anima e del corpo, sicché ciò che è l'anima al corpo, la nostra volontà doveva essere per l'una e per l'altro. Quindi la creatura è stata creata e ha avuto il suo principio, corpo, anima e volontà umana e divina, tutto insieme, le quali dovevano fare vita in comune con sommo accordo. E la nostra volontà, che teneva il primato, doveva farsi alimentatrice, conservatrice e dominatrice di questa creatura. Doveva farsi alimentatrice, conservatrice, dominatrice di questa creatura. Quindi, non so se, cioè, è bellissima questa frase quando dice, appunto ad extra, c'è sempre trasmissione di corpo e di anima, di umano e di spirituale e di divino. Allora, così come il corpo, cioè il sangue al suo interno, così l'anima è al corpo, però possiamo dire che l'anima del corpo e dell'anima è la divina volontà, cioè ciò che l'anima è al corpo, la nostra volontà doveva essere per l'uno e per l'altro, quindi la divina volontà è l'anima divina di corpo e anima. Chiaro, vero? Sì. Tutto l'uomo, certo. Onde se senza della nostra volontà divina la natura umana è bruttezza,
unita con la nostra è di una bellezza rara e incantevole. Nella sua creazione gli fu messo da noi il germe della luce e il nostro Fiat, più che madre tenerissima, si stende con le sue ali di luce sopra di questo germe e lo carezza, lo alita, lo bacia, lo alimenta, lo fa crescere e gli comunica col suo calore e luce tutte le varietà delle bellezze divine. E la natura umana ne riceve la partecipazione, ne sta sotto l'influsso impetuoso e continuo d'una forza, d'una santità, d'un amore tutto divino, e cresce bella, amabile e ammirabile a tutti. Perciò la natura umana, come fu creata da noi, non è brutta, ma bella. Né noi sappiamo fare cose brutte. Ma si può rendere brutta col non stare ai modi come fu creata e voluta da noi. Vedi dunque come è necessario che le creature facciano e vivano nella nostra volontà, perché essa entra nel primo atto della sua creazione, della natura umana. Quindi, distrutto questo, la natura umana resta sfigurata e senza vera vita. Ora, che cosa può sperare di bene la creatura se non vive unita con la sua volontà divina, con la nostra volontà divina, in cui fu stabilito il principio della sua creazione? Oh, se tutti comprendessero, come resterebbero attenti a farsi dominare, alimentare, crescere dalla mia volontà, che essendo principio della loro esistenza, formerebbe in essi tutto il bello, il buono e il santo, e la grande fortuna della vita quaggiù, e poi la grande gloria della loro vita lassù. Oh, e qui siamo dietro molto indietro, nessuno ci sta, attenzione. Carla? Sì. Scusami, io con questo vi saluto perché sono arrivati ospiti e non mi posso sottrarre nella volontà di Dio. Ciao. A tutti. Arrivederci. Saluti a tutti. Buona domenica. Assolutamente, grazie. Resto unita con voi negli atti e nella preghiera. Sempre, continuamente. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. I love you. Bye.